Buonasera a tutti, bentrovati e bentornati a questa call che NED, insieme alla DIA e alla Fondazione Caponnetto, ha organizzato per il trentennale, per festeggiare 30 anni di antimafia insieme alla DIA. Vedete collegato il direttore della DIA, Maurizio Vallone, buonasera. E insieme a lui ci sono degli amici e delle persone esposte che hanno fatto dell'antimafia la loro vita. Abbiamo il presidente onorario di Libera, Giancarlo Caselli, buonasera. Il Salve a tutti. presidente della Fondazione Caponnetto, Giuseppe Antoci, buonasera. Buonasera. L'onorevole Franco Roberti, ex direzione nazionale antimafia, buonasera onorevole. E Buonasera. poi, prima o poi, arriva Nicola Grazia. Abbiamo collegati anche tante persone. Io chiedo a tutti di chiudere i microfoni perché si sentono i rimbombi. Grazie. Questa è una festa per celebrare 30 anni di operatività di un'istituzione antimafia specializzata nell'antimafia e creata da un'intuizione di Giovanni Falcone. Per festeggiare il trentennale ci sono tantissime iniziative. Però non ve le dico io, ve le faccio dire da Maurizio Vallone perché è giusto che sia lui a raccontarvele e poi le analizziamo un po' alla volta. Grazie, direttore. Grazie, grazie a voi, grazie per aver organizzato questa sessione con questi importantissimi ospiti che saluto tutti quanti. Trentennale della DIA. Siamo partiti dal palazzo più prestigioso delle istituzioni della Repubblica Italiana, dal Quirinale, il 29 di ottobre dello scorso anno, quando il Presidente della Repubblica ci ha fatto l'onore di festeggiare insieme a noi la ricorrenza del trentennale della DIA, della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto istitutivo della DIA. Da lì siamo partiti con un percorso che abbiamo chiamato dell'antimafia itinerante, una mostra che racconta l'inizio, l'evoluzione, la storia, i successi e il percorso che intendiamo ancora svolgere nella direzione investigativa antimafia di questi 30 anni. Una mostra bellissima che ha avuto il suo battesimo a Palermo, nell'aula bunker di Palermo, dove si è celebrato il primo maxi processo a Cosa Nostra, e da lì poi in altre sei città della Sicilia, quindi è approdata a Reggio Calabria, dove siamo stati a metà gennaio, successivamente a Catanzaro, dove siamo stati la settimana scorsa, e ora proseguiremo in Puglia. La prossima settimana, lunedì prossima, saremo a Lecce, e la settimana successiva a Bari e poi ancora a Foggia, e poi continueremo il nostro percorso in tutta Italia per giungere alla fine, il 25 di maggio, quindi 2 giorni dopo dell'anniversario della strage di Capaci, dopo che avremo onorato quel tragico episodio a Palermo, 23 di maggio, e il 25 maggio chiuderemo la nostra antimafia itinerante a Torino, alla presenza di Maria Falcone, a cui consegneremo il testimone dell'antimafia itinerante, e quindi dalla DIA passerà alla sua fondazione, il percorso che si avvia in quelle giornate, che si protrarrà poi per tutto il resto dell'anno. Una maniera inconsueta di festeggiare un anniversario, un processo molto dispendioso in termini di energie, perché sono 22 manifestazioni, trasporto soltanto della mostra, organizzazione di 22 convegni. In 5 casi ci saranno autorità di governo, fino al presidente Draghi, che sarà presente a Milano nella sede della Borsa, dove parleremo di finanza e mafia, quindi la buona finanza da contrapporre alla finanza mafiosa. Un percorso importante che è rivolto soprattutto ai giovani. La mostra
è aperta alle scuole in collaborazione con il MIUR, proprio per far comprendere alle giovani generazioni che la mafia non è un fenomeno del passato, non è una cosa dei tempi di Falcone e Borsellino, come mi è stato detto in una scuola del Nord Italia qualche tempo fa, ma che è viva e vegeta, è in una fase di sommersione e cerca di fare quello per cui è nata ed è progredita, cioè fare soldi, acquisire potere attraverso i soldi e cercare di reinvestirli e di acquisire quindi ulteriore potere. Se riusciremo a convincere le nuove generazioni del pericolo delle mafie e di ciò che rappresentano le mafie, un ostacolo per il loro futuro, per la loro possibilità di fare liberamente impresa in Italia, di essere professionisti in ciò che vogliono realizzare un domani, se riusciamo a convincere i giovani di questo, questa sarà l'ultima generazione di mafiosi, perché le nuove generazioni non accetteranno e non tollereranno l'opprimenza mafiosa. Direttore, noi sappiamo che c'è un film fatto sulla DIA e c'è uno spot che adesso vedremo. Io sono no mafia e credo di poter parlare a nome di tutti quelli collegati stasera, siamo tutti no mafia. E però la mostra è stata proprio una sua idea. Allora sì. Io avendola qua la domanda è scontata. Qual è la, come le è venuta in mente? Peraltro io appoggio perché i territori sono assolutamente importanti. E volevo dire come le è venuta in mente, che cosa l'ha spronata? Perché non è usuale, soprattutto dalle parti istituzionali, no? Muoversi, no? Di solito è inaccentrato e si muove la folla. Ma guardi, io sono sempre stato sul territorio, io sono un uomo prestato al Dipartimento, ma in realtà ho sempre lavorato sul territorio, ho avuto l'onore di lavorare con Franco Roberti e per certi versi con il presidente Caselli quando era a Palermo, io ero al servizio centrale operativo. Ho lavorato con Nicola Gratteri, con Giovanni Bombardieri, con Giovanni Melingo a Napoli, quindi ho sempre lavorato sul territorio e mi sono sempre reso conto, andando spesso nelle scuole e nelle università, che è con quei ragazzi, con quelle generazioni che bisogna parlare e a loro bisogna far capire quanto la mafia inciderà sul loro futuro se non siamo in grado di intercettare oggi le loro mire e bloccarne in tempo utile, soprattutto e fondamentalmente in questo momento storico, quando con i fondi del PNR si sta cercando di dare uno slancio all'economia nazionale. Se noi invece di far arrivare questi soldi lì dove devono arrivare, nell'impresa pulita che genera ricchezza e genera posti di lavoro, rischiamo di farli arrivare nelle mani delle mafie che invece puntano soltanto all'accaparramento delle ricchezze e a bloccare qualsiasi altra iniziativa economica. Se non siamo capaci di fare questo oggi, noi consegneremo un paese assolutamente peggiore di quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi, e già questo basterebbe per dimostrare quanto è importante andare sui territori e andare in mezzo alla gente, parlare con i giovani e spiegare loro queste cose. Il film è un altro esempio di tentativo di comunicazione diversa, in una maniera non mediata dalle parole, ma attraverso le immagini, e anche lì una scelta precisa: non fare un docufilm di quelle cose pesanti e celebrative, e allo stesso modo di non fare quelle cose tipo action movie, quanto siamo belli, quanto siamo bravi, guardate quanto la DIA è figa, eccetera. No, facciamo parlare i ragazzi, quelli che erano un tempo ragazzi, 30 anni fa erano ragazzi, oggi stanno quasi tutti quanti andando in pensione, e che raccontano anche in un italiano a volte un po' stentato, non certamente forbito, quali erano le loro emozioni quando sono entrati in DIA, che cosa si aspettavano, che cosa hanno trovato e che cosa li ha spinti e motivati nell'affrontare sacrifici a volte veramente notevolissimi. Nel film traspare questa sofferenza, questa difficoltà, la difficoltà dei rapporti con la famiglia quando si lavora giorno e notte per interi mesi, a volte per anni, lontano dagli affetti familiari perché stai cercando un latitante, non ti puoi permettere di staccare neanche un momento, oppure ciò che
ti ha mosso e un'intuizione che hai avuto che ha dato la svolta ad una determinata indagine, una intuizione totalmente umana, una intuizione che nessun computer potrebbe avere, che potrebbe essere sostituita da nessun computer, e quella capacità di muovere quell'attimo che ti dà in là per poter ottenere un risultato magari cercato da tantissimo tempo. Ma non sono soltanto queste le iniziative che abbiamo messo in campo. Abbiamo ristrutturato completamente il sito della Via, abbiamo reso totalmente interattivo, una mostra interattiva. Cioè adesso ogni pannello ha un QR code che inquadrandolo rilancia al sito della Via con la spiegazione del pannello, perché dobbiamo andare incontro alle giovani generazioni. Dobbiamo far sì che gli strumenti che utilizzano i giovani, oggigiorno chi non ha dei ragazzi uno smartphone, chi non utilizza i QR code e altri strumenti di questo genere, dobbiamo dargli questa facilità di riuscire a connettersi con quelli che sono i messaggi che vogliamo dargli. Soltanto in questo modo possiamo intercettare la loro attenzione e fargli arrivare fino in fondo il nostro messaggio. Allora, la mostra, come diceva il direttore Vallone, è formata da pannelli itineranti, quindi, e fa parte appunto delle tante iniziative, e potete vedere sia la mostra che spezzoni delle operazioni sul sito. E il direttore dice, non per far vedere che la DIA è figa, però la DIA è veramente molto figa, perché le operazioni che ci sono, cioè essere un operativo DIA vuol dire essere una persona molto competente, molto specializzata, e poi del futuro, di quello che è l'agente del futuro, lo faremo parlare, lo faremo dire al direttore. Io vi volevo far vedere, perché questa è una festa e quindi facciamo una celebrazione, vado proprio sul nuovo sito della DIA, che è molto smart, e vi faccio vedere lo spot col quale si apre il trentennale. Adesso vediamo se le mie competenze tecnologiche sono sufficientemente capaci di fare questo, e voilà. E questo è lo spot. Io sono Nomafia. Loro sono Nomafia. Io sono Nomafia. Eccolo qua, lo vediamo troppo poco spesso, ma quando possiamo lo proietteremo anche noi molto volentieri. Siamo tutti i figli di dipendenti della DIA, quei ragazzi. Ecco, mi ha spoilerato, lo stavo per dire, non si fa. No, ma due cose mi hanno colpito. Uno, la scelta dei bambini e quindi il futuro. E due, il fatto che comunque si riporta alla memoria, perché poi c'è il simbolo della DIA, il trentennale. Allora io volevo dire ai ragazzi che sono collegati adesso dell'Istituto Piria, ma anche all'Università del Molise, l'Università della Calabria, il Master di Intelligence della Calabria è collegato con noi, e volevo dire a tutti che un futuro senza passato è come una freccia senza direzione e può essere pericolosa, per cui stasera ricorderemo, testimonieremo e guarderemo al futuro. Per questo, comunque, questa è una festa, direttore, di cui lei è il principale festeggiato, e spegne 30 candeline a nome delle donne e degli uomini della DIA, e normalmente non ci si presenta ad una festa senza regalo. Allora ci siamo interrogati su cosa potevamo regalare all'antimafia, e abbiamo pensato che forse il regalo che potevate gradire tutti voi è quello di sapere quanto è importante il lavoro che fate. Quando le luci si spengono e comincia la società civile che si riappropria dei territori. E quanto è importante il lavoro che fate nelle scuole, e quanto le scuole sono, secondo noi, l'arma letale contro la mafia e a favore della legalità. Perciò stasera abbiamo invitato, io direttore le posso assicurare che
possiamo fare un appuntamento mensile per quante persone verrebbero a testimoniarvi dai territori quanto è importante e quanto è scarsamente realistica la narrazione negativa che sentiamo un po' in giro da un po' di tempo, perché sembra quasi fatta d'arte in alcuni momenti. Perché se vi sentite soli e se vi sentite inadeguati siete più deboli, ma voi non siete né inadeguati né soli, perché noi ci siamo e facciamo squadra. E stasera le faccio conoscere dei pezzettini di squadra che vengono dalla Puglia, dalla Calabria e dalla Campania e che nascono grazie alle azioni dell'antimafia, della DIA, delle procure, dei magistrati e di tutti coloro che lottano tutti i giorni. La prima testimonianza che vi faccio ascoltare è la professoressa Contortese, spero di averlo detto bene, Eleonora, dell'Istituto Pirria di Rosarno Calabro, che è un istituto che ha fatto della legalità un pilastro fondamentale. Loro hanno anche istituito il premio Valariotti Impastato e credo che nel 2016 sia stato dato proprio a Nicola Gratteri, tra gli altri. Il procuratore Gratteri, peraltro, si scusa, ha un grosso inguacchio, così ha scritto, in ufficio. Io non voglio sapere cos'è, però ha detto che quando può si collega e noi lo aspettiamo sempre. E dicevo, e quindi è un istituto che in un territorio difficile ha fatto della legalità un pilastro della sua istruzione. Professoressa, a lei, legalità, scuola, istruzione, territorio. Grazie. Buonasera a tutti, io sono la professoressa Eleonora Contartese, collaboratrice della dirigente dell'Istituto Pirria di Rosarno e Laureana di Borrello. Saluto tutti i convenuti e in particolare porto il saluto della mia preside, la professoressa Maria Rosaria Russo, che mi ha raccomandato comunque di salutare tutti i presenti uno ad uno, anche perché ha avuto l'opportunità di conoscerli personalmente. Quindi dal dottor Antoci, che è stato premiato insieme a lei con il premio Ambrosoli, al procuratore Gratteri, anche se non è presente qui, però sono certa che ci segue, e che ha dato comunque un contributo notevole alla formazione delle coscienze dei giovani di Rosarno, proprio attraverso i suoi seminari di studi che abbiamo fatto a scuola e con cui abbiamo inaugurato proprio i percorsi di legalità nel 2007, oltre ad avere avuto anche il premio Valariotti Impastato. La preside, fra l'altro, dirige il Pirria di Rosarno da ben oltre 15 anni. Don Ciotti, che è stato anche suo ospite più volte, comunque anche a Gioia Tauro nell'ambito della manifestazione ultima che è stata attuata proprio dal titolo La legalità mette radici, il procuratore nazionale antimafia attuale eurodeputato dottore Roberti, con il quale ha condiviso un ciclo di studi e di seminari sulla cultura della legalità presso Reggio Calabria, tutti gli altri ospiti e naturalmente il procuratore Caselli, che ha avuto modo di conoscere presso la Corte di Appello di Torino, non ultimo naturalmente un saluto particolare al questore Vallone, con il quale l'Istituto Pirria di Rosarno ha attuato negli anni scorsi il progetto 'Ndrangheta, che è stato anche questo un progetto di altissimo valore proprio per la formazione dei nostri studenti. Quindi gli studenti di Rosarno sono sempre, diciamo, studenti attivi che sono sempre pronti ad ascoltare noi docenti, ad ascoltare il dirigente, a seguire delle linee veramente importanti per la crescita e per il loro futuro. Professoressa, la interrompo perché chiedo scusa, sì. Stasera abbiamo collegate alcune delle ragazze che fanno parte di un progetto, Giulia, Paola, Michaela e Rebecca, le ringrazio moltissimo di essere qui con noi e la scuola è collegata su Facebook e su YouTube. Certamente. Le volevo chiedere questo, dopo aver declassato il direttore Vallone da direttore a questore, ma è giusto così, ognuno si ricorda il pezzo che vive, cioè c'ha ragione anche lei, ma le volevo chiedere, voi vivete un territorio che proprio facilissimo non è. Sì, infatti. Quanto conta dare l'esempio? Cioè, quanto conta che un ragazzo si identifichi con Nicola Gratteri piuttosto che con Antoci, piuttosto che con gli altri ospiti, piuttosto che con il, diciamo, l'ambiente che invece vive? Quanto andate contro anche qualche volta alle culture familiari?
per far vedere come. Spesso, lo facciamo spesso, perché proprio noi, diciamo, come scuola, non facciamo altro che cercare di costruire questa coscienza civile dei giovani, perché proprio attivando questi vari percorsi che facciamo e magari anche proprio con una task force di docenti, di magistrati che hanno sempre lavorato con noi, cerchiamo proprio di tirare il meglio dei nostri studenti e comunque di far capire sempre che esiste una seconda possibilità, perché noi lavoriamo e nella nostra scuola ci sono studenti che hanno cognomi ingombranti e quindi lavorare con loro effettivamente sempre, far capire che non bisogna seguire una strada ma seguirne un'altra. Anche per esempio noi stiamo attivando l'attività di educazione civica anche con il libro, per esempio, Liberi di Scegliere del giudice Di Bella. Quindi quello è diventato anche adottato nella scuola, è diventato un testo che comunque i ragazzi leggono tutti e che commentano anche con noi docenti ogni giorno, quindi nell'attività di educazione civica. Quindi per loro è importantissimo questa lotta continua che facciamo contro l'apologia mafiosa, la facciamo con tutti i libri che leggiamo, diciamo, del dottore Gratteri, ma comunque con tutto quello che noi ascoltiamo e che i ragazzi hanno la possibilità di vedere. Quindi anche questo spot che abbiamo visto adesso, credo che i ragazzi abbiano, credo che abbia avuto un impatto anche importantissimo sui ragazzi, no? Questo Io sono no mafia è importantissimo e soprattutto noi abbiamo anche avuto la possibilità proprio con i ragazzi 2 anni fa, di attuare un disegno di legge proprio contro l'apologia mafiosa, quindi l'hanno portato in Senato i ragazzi, quindi c'è questa attività continua che i ragazzi fanno, che i ragazzi svolgono, e quindi è importante proprio questo discorso, diciamo, di far identificare, diciamo, gli studenti proprio con queste personalità di elevata valenza per il nostro territorio e comunque per la loro crescita culturale e sociale, e farli seguire percorsi veramente virtuosi di legalità. E quindi la scuola a questo punto, ecco, diventa palestra di vita, diventa proprio democrazia. Quindi loro vengono indirizzati da noi proprio per seguire una strada che è la strada dell'antimafia. Quindi è importantissimo per tutti i ragazzi e soprattutto anche per noi, perché anche noi docenti giorno per giorno apprendiamo, impariamo dai ragazzi, quindi dal loro vissuto, cosa vivono nelle loro famiglie e comunque come riescono poi in qualche modo, diciamo, a non dimenticare naturalmente, non scostarsi mai dai loro affetti familiari, perché questo diventa un po' impossibile. Però chiaramente avere la possibilità, ecco, di scegliere, avere un'altra occasione per la loro vita. Questo è importantissimo per i Confronto, nostri grazie studenti. mille. Grazie mille professoressa per ora e per il lavoro che fate e che fanno tutte le scuole, chi più chi meno, tutti i giorni, perché il cambiamento culturale è quello che ci può salvare, perché altrimenti solo gli strumenti repressivi non bastano e fare cultura significa anche fare una scelta in campi diversi, ma ben precisa, come l'ha fatta la Rubettino editrice, editore, di cui noi abbiamo stasera Florindo Rubettino. Buonasera Florindo, grazie. Sera, grazie. Dunque, se non vado errato, l'anno prossimo la Rubettino festeggia 50 anni di attività. Quindi 2022, quindi quest'anno. quest'anno, 2022, quindi siamo anche festa nella festa stasera. Grazie. Io volevo dire che Rubettino è una casa editrice che non si trova a Milano, si trova a Soveria Mannelli, si trova in Calabria, si trova nel centro della Calabria e ha fatto questa scelta anche di territorio. Sentirete nelle testimonianze che il territorio, l'ambiente e proprio la terra sono importanti per il riscatto e quindi a maggior ragione il lavoro della DIA e dell'antimafia di ridare i beni alla società diventa fondamentale, perché poi crescono cose buone. Florindo, a te la scelta di legalità è fortissima, tanto per dirne una è l'editore del libro di Giuseppe Antoci, che voglio dire, più scelta di così si muore. Grazie, io intanto vi ringrazio per l'invito a questa festa. Io non amo la retorica, anzi rifuggo sempre la retorica, però credo che la festa questa sera, parlando
parte la festa per la DIA, naturalmente, a cui tutti siamo grati, però sia una festa più che altro per tutto il nostro paese, perché la DIA contribuisce a creare il futuro per il nostro paese, soprattutto per i giovani e per i bambini, i giovani che abbiamo collegati questa sera e i bambini che abbiamo visto nel bellissimo video che avete mandato prima. Se noi dobbiamo festeggiare, per il futuro del nostro paese, e avere una istituzione come la DIA credo che sia fondamentale per un paese come l'Italia, e siamo all'avanguardia da questo punto di vista, perché come diceva Falcone, siamo avanti nella mafia, ma siamo soprattutto più avanti nell'antimafia. Ovviamente la lotta, anche questa è una banalità, questa che sto per dire, si fa su tre campi, questo è risaputo: il campo dell'intelligence, il campo della repressione e il campo della cultura. Io non saprei dire quale di questi tre viene prima, probabilmente e ovviamente nell'emergenza sicuramente la repressione viene prima, l'intelligence viene dopo e la cultura viene alla fine, però nella lunga durata, nei percorsi di lunga gittata, probabilmente la priorità si inverte e quindi viene prima la cultura, poi viene dopo l'intelligence e alla fine viene la repressione. Dico questo per dire che appunto è un gioco di squadra e sono tanti gli attori che svolgono questo ruolo. La cosa bella è che le persone che stasera ascolteremo, parlo di Maurizio Vallone, parlo di Giuseppe Antoci, parlo di Nicola Gratteri, Giancarlo Caselli, Franco Roberti, Luigi Ciotti, sono dei campioni su tutti e tre i fronti, perché tutti si muovono chiaramente sia nel campo dell'azione e sia nel campo, diciamo, della testimonianza culturale, però ovviamente non a tutti può essere chiesto questo forma di eroismo qual è quella che loro mettono in campo. E allora parlo per me, faccio il lavoro di editore in un territorio, partendo da un territorio particolare, complicato, come tu giustamente ricordavi, però appunto proprio per questo motivo io avverto una responsabilità particolare, che è la responsabilità di occuparmi di tanti temi, ma prima di tutto di quella che è la precondizione perché poi appunto i ragazzi, i giovani, i bambini possano avere un futuro. Ovviamente la sfida della sicurezza e della legalità viene probabilmente prima di ogni cosa. Noi nel nostro lavoro cerchiamo di mettere insieme le analisi, che sono appunto quelle che servono per andare in profondità nell'indagare questi fenomeni, però anche le storie molto, molto spesso hanno la funzione, il valore di mettere in scena delle narrazioni che possono sovvertire la narrazione comune. Giuseppe Antoci è la rappresentazione plastica, no? Di questo, di come appunto mettersi in gioco e provare a cambiare le cose possa fare la differenza. Poi nel nostro catalogo ci sono tante storie da questo punto di vista, e questo nostro impegno viene da lontano, viene dalla nostra convinzione, che la nostra attenzione a quella che noi definiamo la società aperta. La società aperta è una società che privilegia prima di tutto l'autonomia, la responsabilità, la libertà e la possibilità di muoversi senza signorie. Le signorie sono di vario tipo, lo sappiamo tutti, e molto spesso le varie signorie si tengono una con l'altra. La mafia non avrebbe tanta forza se non fosse collegata con fenomeni politici e viceversa. Quindi per noi la lotta a favore della legalità è un tassello di un'attenzione più ampia che vorremmo che fosse quella appunto di una cultura della libertà, dell'autonomia, della legalità. Questo sul fronte culturale. Sul fronte imprenditoriale noi siamo anche un'impresa, quindi come tutte le imprese che si confrontano col mercato e non si confrontano con
le rendite, cerchiamo di ampliare lo spazio della legalità, perché la legalità alla fine è quello che alla lunga paga. Come imprenditore mi sentirei, visto che ci sono tanti ragazzi, di dire che nel lungo periodo la legalità paga, non paga solo nel mondo dell'economia e dell'impresa, ma paga tout court, perché alla fine se si sceglie un destino da criminali o da mafiosi, quello che ci si può aspettare nel lungo periodo è il carcere, se va bene, la morte, se va male. E poi una cosa importante che vorrei dire da imprenditore è che l'innovazione, la creatività, tutto ciò che ci si può aspettare dal futuro sono nemiche delle mafie, perché le mafie tendono sempre ad occuparsi di quegli spazi che garantiscono le rendite, la non innovazione, la cultura... La stagnazione. Ecco, la rendita. Rendita. Senti Florindo, anche il rapporto con il territorio, prendersi cura del territorio fa la differenza nella legalità. Voi siete stati finalisti al Festival Nazionale dell'Economia Civile, perché avete questa iniziativa come casa editrice, Dilla Tu, che è carina, e non è l'unica. Stasera sentirai che questo territorio, prendersi cura del territorio nel vero senso della parola, è un fil rouge tra tutte le economie sane. Cos'è che avete deciso come casa editrice? Per ogni libro pubblicato? Ah sì, ecco, sì. Per ogni libro pubblicato piantiamo un albero, ma questa è solo una delle piccole attenzioni che teniamo al territorio, perché noi pensiamo che ognuno di noi, sia esso persona, creatura vivente o creatura artificiale, penso a un'azienda, sostanzialmente abbia delle radici forti su un territorio, quindi da quel territorio trae linfa vitale, a quel territorio abbia qualcosa da restituire. Per cui insomma il progetto Green Books è solo una delle nostre tante iniziative di attenzione al territorio, perché appunto crediamo di prendere tanto dai nostri territori e quindi dobbiamo anche restituire qualcosa. Guarda, adesso ti faccio ascoltare. Passiamo dal punto di vista, dal regalo culturale, diciamo così, ad un regalo economico, perché se c'è una cosa che importa è avere uno spazio dove imprendere, e dove imprendere con il fiato lungo, senza l'imposizione mafiosa, senza dover sottostare alla violenza. Perché poi io vorrei dire che è vero, come diceva il direttore Vallone, che adesso questo è un periodo in cui la mafia è silente perché non ammazza, a parte che, apro e chiudo una parentesi, 8 morti a Foggia 10 giorni fa, forse ammazza lo stesso, magari forse non mette le bombe. Però è un periodo in cui invade l'economia, e la invade e la fa marcire. Adesso sentirete due testimonianze che dalle operazioni DIA, entrambe, hanno tratto anche la possibilità di dare lavoro equo, lavoro giusto, lavoro sano. La prima, perché mi ricollego agli alberi, e benvenuto a Ivan Aloiso, CEO di Fortunale, lana bio, moda etica al 100%, che ringraziamo di essere qui. Con noi ci dovrebbe essere, più o meno quando ce la fa, anche là una fondatrice, Francesca Gresia, che è la PR di Fortunale. Eccola, eccoti, che è la PR di Fortunale e cofondatrice. Ciao Francesca, benvenuta. E io mi onoro anche di averla nel team di Ned Academy come europrogettista, così le diciamo tutte. Fortunale cosa fa? Fortunale produce dei capi di moda 100% biologici in economia circolare. Stasera è con noi, oltre ai ragazzi dell'Unimol, c'è la professoressa Marina Forleo, che è una delle esperte italiane massime di economia circolare, e sentirete come queste aziende si svolgono in economia circolare, perché il ritorno alla terra comunque garantisce in qualche maniera una produzione di legalità, così sembrerebbe. Fortunale nasce come startup e gestisce, e adesso poi vi faccio dire come, dei terreni confiscati dalla DIA nel 2009 con l'operazione della DIA di Bari, che si chiamava Domino, che portò in carcere dei mafiosi, ora io non vorrei dire una scemenza,
non di secondo livello, ma insomma, comunque erano dei mafiosi territoriali, eppure erano riusciti a strangolare l'economia della provincia di Bari. Però non mi dilungo oltre, perché quello che succede invece adesso, dopo che la DIA ha lavorato, dopo che la procura antimafia ha lavorato, dopo che i mafiosi sono in carcere e ci siamo riappropriati degli spazi, ve lo faccio dire da Ivan Aloisio e poi, se vuole, Francesca. Benvenuto Ivan, grazie. Grazie a voi. Io sono davvero onorato di far parte di questo incontro. Non avrei mai immaginato, quando è iniziata l'avventura culturale, di potermi sedere a parlare con delle persone così importanti che con loro esempio stanno veramente cambiando l'Italia e aiutandoci tutti i giorni, davvero. E io provo a fare la mia parte come imprenditore. Io ho sempre prodotto maglieria, è un'azienda di famiglia, però qualche anno fa, molto deluso dall'economia, per come si stava prospettando, ho deciso di iniziare una nuova avventura. Tra l'altro, quando è nato mio figlio Jacopo, una volta era già un po' più grandicello, lui mi ha detto: papà, ma tu cosa fai di lavoro? E io ho detto: faccio le maglie. E quindi mi ha risposto lui, e questa cosa mi ha spiazzato, perché evidentemente nella vita bisogna fare qualcosina in più che far soltanto delle maglie. E da allora quello che era un sogno che avevo nel cassetto è iniziato a prendere vita, e non lo potevo sapere, insieme a mio figlio stava crescendo, nascendo anche Fortunale. Abbiamo scelto questo nome proprio perché Fortunale è un vento, una tempesta. L'idea nostra è creare una piccola tempesta nel mondo della moda, portando dei valori ben chiari e definiti. Infatti noi puntiamo su tre elementi essenziali: innovazione, sostenibilità e Made in Italy. E tutti e tre, secondo me, c'è un elemento anche che si collega alla società civile, all'etica e quindi all'antimafia. Ovviamente devo fare un piccolo recap del nostro prodotto. Noi usiamo soltanto filati naturali, biologici, quindi senza additivi chimici, senza sostanze nocive alla salute. C'è da dire che l'industria del tessile è la seconda industria più inquinante al mondo. Non tutti lo sanno, ma ogni anno vengono prodotti 95 miliardi di capi. Di questi 95 miliardi di capi, soltanto 2 miliardi di persone ne hanno possibilità di acquisto, e li usano mediamente 17 ore. Quindi una massa enorme di prodotto che diventerà un rifiuto e che nella maggior parte dei casi, guarda caso, va a finire alle ecomafie, le cosiddette ecomafie, che le gestiscono in maniera brutale, molte volte nei paesi emergenti, ma è un altro modo di speculare su un'attività economica molto importante, ma che produce una quantità enorme di rifiuto che viene riciclato soltanto all'1%. Quindi da qui la nostra scelta di fare un cammino differente. Noi usiamo soltanto prodotti biologici e riciclabili, riutilizzabili, l'economia circolare. Il nostro capo può essere rigenerato fino al 70% delle sue fibre. Quindi passiamo dall'1% media mondiale al 70%, all'80% in alcuni casi. E noi vogliamo coinvolgere il nostro sostenitore in questo progetto, perché diamo anche degli sconti per chi ci manda indietro il capo. Quindi creiamo proprio un'economia virtuale, virtuosa, per cui il cliente ci manda indietro il capo usurato, che non usa più, e ottiene uno sconto sull'acquisto del nuovo. E andiamo a creare della materia prima seconda di ottima qualità. L'altro elemento fondamentale è la coloritura. Noi usiamo soltanto tinture naturali derivanti dai fiori, dalle piante e dagli arbusti, e quindi anche da questo punto di vista è una cosa molto importante, perché tuteliamo anche la salute del nostro consumatore e abbiamo delle coloriture uniche. Siamo andati a recuperare delle ricette antiche di 200 anni, da questo punto di vista il Sud Italia ha un'esperienza enorme con la tintura della reseda, della robbia, della ferula, la Calabria con la ginestra, eccetera. Quindi abbiamo rivalutato tutte queste tinture e le abbiamo messe in campo. E poi invece cosa fate sui terreni? Perché... E ti aggiungo solo questo elemento che per me è fondamentale: Made in Italy. Che cosa vuol dire Made in Italy? Perché qui c'è una domanda da farsi, ecco, noi come imprenditori. E le grandi aziende che poi danno le commesse a quelli che vengono detti buyer di produzione, che poi invece fanno produrre in Cambogia,
in Vietnam o in Cina, a dei prezzi allucinanti, molto probabilmente a delle persone sottopagate o sicuramente sottopagate, molto probabilmente anche i bambini. Allora, questi li chiamiamo imprenditori o li chiamiamo delinquenti? Scusate se sono... Guarda, Ivan, ti interrompo per dirti che sulla questione della moda, perché inquina, il secondo settore che inquina al mondo, ci sono le ecomafie, ci sono tutta una serie di cose. Ti prometto che faremo una cosa proprio più approfondita, perché merita un approfondimento, anche perché è uno dei volani dell'economia italiana. Quindi... Esatto. Abbiamo deciso di fare una scelta differente. Tra queste scelte, siccome noi siamo una società benefit, quindi vogliamo creare un beneficio al territorio in cui operiamo, abbiamo deciso anche noi di piantare un albero per ogni maglia che consegniamo. Quest'albero viene numerato e il numero di quest'albero viene ricamato sul dosso del maglioncino, in modo che ogni cliente ha il suo albero. Dove l'abbiamo piantato? L'abbiamo piantato a Valenzano, in questo terreno confiscato alle mafie e che viene gestito dalla cooperativa Semi di Vita, una cooperativa di ragazzi fantastici che ormai da anni fanno questo lavoro. Loro si occupano di reinserimento lavorativo di persone disagiate o di ragazzi che hanno avuto problemi con la giustizia, e gli insegnano un mestiere, essenzialmente il mestiere dell'agricoltura, della potatura, eccetera, e adesso possono lavorare anche sui nostri 600 melograni, perché noi per ricominciare abbiamo piantato 600 melograni, ormai siamo vicini a 1000, stiamo aspettando la stagione migliore perché possano essere piantati. E devo dire una cosa, questo è molto importante, che ammiro giorno dopo giorno il coraggio di questi ragazzi e di noi che gli siamo vicini, perché sono tantissimi gli atti di vandalismo. Addirittura è stato rubato il trattore, che per loro era fondamentale. Abbiamo dovuto fare una colletta veloce, un crowdfunding al volo per ricomprare il trattore, e devo dire che la risposta è stata eccezionale. Questo volevo che dicessi. Loro ci provano, ma noi resistiamo. Loro ci provano. È stata rubata la rete di recinzione. Avevamo comprato la rete di recinzione per proteggere questi campi e gli è stata rubata la rete. E noi prontamente, ognuno di noi ha cercato di dare un contributo. Devo dire, con una grossa risposta da parte della società civile, perché tutte le volte che sono stati compiuti degli atti di vandalismo, la società civile ha sempre risposto velocemente e prontamente, per cui il trattore è stato ricomprato, la rete è stata montata e le galline sono state rimesse in circolazione per i campi, perché producono l'uovo veramente come si faceva una volta. Quindi tutti gli atti di vandalismo vengono respinti, se mi permettete, anche con il sorriso, perché a volte devo dire è allucinante vedere come questi ragazzi, con dei video divertenti, dicono: oggi ce l'hanno combinata un'altra, ma noi insieme a Fortunale, insieme a tutti quelli che ci sostengono, ribadiamo. E questa è la forza della società civile. Esatto, questa è la nostra parte. Quando la DIA ha fatto la sua, noi dobbiamo fare la nostra di lungo periodo. Esatto. Quindi io ti ringrazio moltissimo. Grazie a voi. E volevo farvi ascoltare un'altra testimonianza, sempre, e qui vi faccio vedere uno dei pannelli della mostra, sempre se le mie capacità ci riescono, perché siamo andati, abbiamo studiato, sono 33 i pannelli della mostra, e che sono divisi in prima parte è la storia della DIA, gli altri pannelli raccontano non ce la faccio, adesso poi prima o poi ce la farò, alcune delle azioni che la DIA ha fatto, e ovviamente non le poteva raccontare tutte. Una di queste è Spartacus. Questa operazione Spartacus 1 e 2 ha sequestrato, ve lo leggo perché sono rimasta senza parole, ma insomma, ha sequestrato 199 fabbricati, 52 terreni, 14 società, 12 automezzi, 3 imbarcazioni nel 1993. Siccome nel 1993 c'era la lira, il totale fa 354 miliardi di vecchie lire, che tradotto per i ragazzi che sono nati con l'euro fa circa 182 miliardi di euro sottratti alla mafia e rimessi in circolo. Su uno di questi terreni sorge la cooperativa Terra Felix. Stasera abbiamo il presidente, siamo a Caserta, siamo passati dalla Calabria alla Puglia alla Campania, siamo a Caserta e abbiamo con noi il presidente Francesco Pascale.
Buonasera Presidente, benvenuto Francesco. Buonasera a tutti e grazie per averci invitato a questa festa. Il nostro regalo per la DIA è il racconto dell'impegno che ci mettiamo qui nelle terre di Don Peppe Diana, tra l'altro, che tutti quanti voi conoscete, il procuratore Roberti, il procuratore Caselli, sono stati da noi a Casal di Principe diverse volte per aiutarci e sostenerci in tutte le nostre attività. Io proverei, se ci riesco, ad aiutarmi solo con delle immagini per raccontarvi che cos'è stata Terra Felix, se magari le vedete, così riesco pure ad essere abbastanza breve. La nostra attività parte da un circolo Legambiente, che nel 1997 comincia la sua attività attraverso le campagne nazionali, Puliamo il Mondo, Festa dell'Albero, ma poi nel 2005 comincia un impegno un poco più importante. Siamo nell'apice dell'effetto mediatico della Terra dei Fuochi e Terra dei Fuochi, il fenomeno lo conoscete un poco tutti quanti, che è stato causato soprattutto, l'abbiamo detto pure prima, da questa attività criminale delle ecomafie che attraverso lo smaltimento illecito di rifiuti ha creato queste discariche così davvero pericolose. E il fenomeno mediatico purtroppo ha fatto sì che tutti quanti, tutta l'Italia, tutta la nazione, tutto il mondo, immaginavano che in Campania nulla era più buono. Tutti i prodotti della nostra terra, tutti i prodotti della nostra terra non erano assolutamente salutari, e così i contadini cominciavano ad abbandonare i terreni. D'altro canto, la camorra, la mafia, legata al ciclo invece illegale del cemento, promuoveva pure la costruzione di case. E così in Regione Campania è successo un fenomeno nel 2007, ovvero quella del piano casa, la possibilità di costruire case in terreni agricoli abbandonati. E così il nostro impegno nasce proprio intorno a questo casale del Settecento che vedete qui in questa foto, dove attraverso una proposta di vincolo indiretto riusciamo a salvaguardare circa 263.000 metri quadri di terreno, questo spazio verde che vedete, dove c'erano progetti di costruzione di circa 1.800 appartamenti. Questo comune succivo si trova accanto a un altro comune molto importante, dove sono state fatte tantissime operazioni pure dalla direzione investigativa antimafia, che è il comune di Orta di Atella, dove in circa 4 anni hanno costruito 15.000 alloggi abusivi. E così il nostro impegno nasce prima con la salvaguardia di questo bene culturale molto importante, tra l'altro di proprietà del comune, non era neanche un bene confiscato, dove poi attiviamo un percorso di valorizzazione, ma soprattutto di partecipazione della cittadinanza. Era una discarica e l'abbiamo restituita agli anziani attraverso la realizzazione di orti sociali. E così... Francesco, scusa, ti interrompo, proprio perché vorrei che tu facessi capire a tutti i ragazzi che quando avete preso questi beni sequestrati, non è che fossero oro, erano devastati. Quindi assolutamente sì. La criminalità crea poi povertà. Io ho letto 72.000 ulivi divelti, 74.000 tonnellate di sversamento, cioè ridotti a immondizia. E voi assolutamente li avete sì, perché cioè, l'ambiente non viene considerato come un bene comune, quindi veniva totalmente sfruttato, soprattutto nella prima attività che noi abbiamo fatto su un bene confiscato alla criminalità organizzata, che rientra in uno di quei siti che hai raccontato tu circa le operazioni Spartacus 1 e 2. E ci troviamo proprio a Ferrandelle, a Santa Maria la Fossa, dove questo terreno di circa 7 ettari conteneva metalli pesanti, che erano dovuti soprattutto allo smaltimento illecito dei fanghi della produzione della mozzarella in maniera molto molto sproporzionata. Però che cosa abbiamo fatto? Abbiamo incontrato tantissimi amici nel nostro viaggio e abbiamo pensato che quel terreno doveva rinascere, doveva rigenerarsi, e abbiamo così coltivato un cardo che, pensate un poco, è rientrato nella filiera delle bioplastiche. Cioè, noi dal seme del cardo che raccogliamo, spremendolo, si raccoglie un olio vegetale, che è una delle materie prime delle bioplastiche, quindi attraverso le quali è possibile poi creare gli shocker, quelli che compriamo
che ci danno al supermercato, quelli che compriamo l'ortofrutta, e così abbiamo fatto nascere una nuova cooperativa sociale, che è la Cooperativa 21, che è stata creata da due familiari di vittime innocenti della criminalità organizzata, Massimiliano Noviello e Gennaro Del Prete. Gennaro Del Prete, figlio di Federico Del Prete, è stato ucciso dalla camorra a Mondragone proprio perché denunciava il racket delle buste all'interno dei mercati rionali. Cioè la camorra non chiedeva il pizzo, ma imponeva dei servizi, quindi la vendita delle buste in polietilene. Lui ha denunciato tutto e fu ucciso il giorno prima di testimoniare in tribunale. L'altro terreno che abbiamo coltivato con il grano, ma soprattutto dove ci facciamo tantissima attività educativa proprio per portare le nuove generazioni, così come si diceva prima, a conoscere il bene della terra e alla Balzana, cioè il bene confiscato più grande del Sud Italia, sono 200 ettari, la prima proprietà dell'Acilio, poi di un'altra proprietà dello Stato, viene acquisita dal clan dei Casalesi e poi viene confiscato. E non ci siamo fermati, perché poi siamo andati pure verso il litorale, in particolare a Castel Volturno, che nell'immaginario collettivo è un'area dove viene solo girato, insomma, delle scene bruttissime di Gomorra, dove abbiamo realizzato un centro di educazione ambientale legato al tema del mare. In quest'altro complesso bellissimo, che si trova a Castel Volturno, che si chiama Parco Allocca, perché questo ecomafioso che cosa aveva fatto? Il ciclo del cemento che cosa prevede? Prevede l'estrazione della sabbia, diciamo a quasi un chilometro dalla costa, e quindi si creava per creare il cemento illegale che serviva per le filiere di costruzione di case abusive a Giugliano, a Qualiano, a Marano, in provincia di Napoli. Queste buche così grandi poi venivano riempite di rifiuti tossico nocivi. Questo imprenditore però pensò, vabbè, ormai ho fatto questo buco, è uscito all'acqua del mare, adesso ci costruisco 50 villette intorno e faccio un villaggio abusivo e le fitto pure agli stranieri. E gli è andata bene, perché per 20 anni ha fatto questa attività. Il parco è stato confiscato, oggi è proprietà del Comune di Castel Volturno, e noi abbiamo avuto in assegnazione questa villetta centrale che vedete di fronte, in questo magnifico pure contesto ambientale particolare. Tenete presente che oggi Castel Volturno, pure attraverso tutte le azioni che abbiamo fatto come associazione, ma come cittadini, ha portato pure alla pulizia e alla sensibilizzazione di 27 chilometri di spiaggia, che nello scorso anno hanno accolto circa 35 nidi di caretta caretta, cosa che è una cosa davvero straordinaria. Quindi l'impegno a riprendersi di questi posti che sono stati distrutti dalla criminalità organizzata e restituiti alla collettività grazie all'impegno della direzione investigativa antimafia, degli inquirenti, della magistratura e delle forze dell'ordine, con il terzo settore può dare veramente una speranza al nostro territorio, e quindi veramente grazie, cioè, quindi il regalo ce l'avete fatto voi a noi, però insomma ve lo restituiamo in gioia, in partecipazione, ma soprattutto oggi diamo lavoro a 20 persone e questo, diciamo, è una nostra grande soddisfazione. Luigi non ha il microfono acceso. Scusate, grazie. Provo a farvi vedere il primo pannello della mostra, perché vorrei che quando andate a vedere la mostra vi risuonino in testa le emozioni di stasera, delle persone che ci hanno vissuto dentro e sono testimoni in prima persona. Sono 30 anni e sono tanti, la prima parte che noi vogliamo raccontare ai ragazzi è una parte in cui Giancarlo Caselli era presente. Presidente, il primo pannello, la mostra inizia con il ricordo, perché inizia con Nasce la DIA, e ve la faccio vedere, la vedete? Sì. Il governo vara l'armata antimafia, la vedete? Sì, si vede. Ah, ok, sì, vede, datemi sì. Un riscontro, vi prego. Sì, certo. Naturalmente, ecco, io ho apprezzato anche il fatto che non c'è solo la celebrazione, ma per esempio i giornali riportarono al tempo attrazione fatale per la DIA,
si spopolano le procure locali perché tutti corrono verso questa nuova idea dall'intuizione di Falcone. Poi qui c'è forse la foto più famosa di Falcone e Borsellino. Comunque, il 29 ottobre del 91, con il decreto legge che ricordava a firma di Claudio Martelli, allora ministro della giustizia, guardasigilli, che era molto vicino a Giovanni Falcone. Io questo lo vorrei sottolineare, poi non so se il direttore Vallone vuole aggiungere qualcosa, perché Falcone da solo non avrebbe potuto fare così tanto. C'è voluta una squadra anche in questo caso, e quindi la squadra vince sempre perché da soli non si va da nessuna parte. E voi quando andrete a vedere la mostra vedrete questi pannelli e le voci di questi pannelli. Nel 1992 ricorre appunto il trentennale purtroppo degli attentati sia a Falcone che a Borsellino. Il presidente Caselli era in macchina, stava andando a fare una presentazione di un libro. Arriva la notizia dell'attentato di Via D'Amelio, questa presentazione non si farà più. Ma il presidente Caselli decide di andare a Palermo. Ora, per i ragazzi che si approcciano per la prima volta e per tutti quelli che ci stanno ascoltando, Giancarlo Caselli aveva appena finito, tra virgolette, di battere il terrorismo che ha visto negli anni 70, 80 e 90 il nostro paese. Io sento un rumore, ma non lo so. Allora, io volevo che innanzitutto, poi vi faccio vedere anche un altro pannello, e innanzitutto il presidente Caselli era abituato ad essere sotto scorta, però quando va a Palermo la situazione di sicurezza si innalza moltissimo perché cos'era Palermo, presidente? Lo descriva a chi non era nato, perché tantissima gente che è collegata non era nata negli anni 90. E sa di Falcone perché la scuola ricorda chi è Falcone. Però che cosa si viveva a Palermo? Lei fu messo sotto scorta con tutte le... Sì, e dove viveva? Qual era la sua routine prima di farle parlare del lavoro? Perché è importante. Dopo le stragi a Palermo si viveva da un certo punto di vista come in guerra. Nello stesso tempo la città viveva una straordinaria rinascita, resistenza. Era la Palermo in cui i giovani scendevano per le strade, scendere per le strade in una città di mafia come quella, la capitale della mafia dei Corleonesi, era tutt'altro che facile. E tutti i balconi, tutte le finestre di Palermo, ad un certo punto si sono riempiti di lenzuola bianche, bianco, il colore della pulizia, della trasparenza, lenzuola esibite per chiedere più legalità, meno mafia, finalmente qualcosa di pulito che aiutasse tutti quanti, la squadra collettiva. Ma se posso, Luigi, visto che ci sono tanti ragazzi, mi sembra, che ci ascoltano, io ne approfitterei per raccontare un po' il suo anniversario, quindi vediamo anche com'è nata la DIA. Torniamo ai primi passi, quando ancora la DIA era neanche in culla, ma soltanto nella mente di Falcone, come avete ricordato. Falcone, ragazzi, oggi lo ricordiamo come un eroe, doveroso, sacrosanto. È stato un grande eroe, anche internazionale. Pensate, ragazzi, che gli allievi dell'FBI tutte le mattine partecipano all'alzabandiera nel cortile delle loro caserme e l'alzabandiera si fa col pennone accanto ad un busto di Giovanni Falcone. Un eroe internazionale, ma adesso che è morto, quando non era ancora morto, per fortuna, ha dovuto passare momenti brutti. Ad un certo punto, per farla breve, a Palermo non lo voleva più nessuno. Tutte le porte, anche quelle degli uffici giudiziari a Palermo, gli venivano sbattute in faccia. E Falcone ha dovuto emigrare, chiedere una sorta di asilo politico-giudiziario a Roma, al Ministero di Grazia e Giustizia. Ma qui il giovanotto aveva la testa dura, lo dico nel senso nobile, alto, mica si è arreso. Ha continuato a darci dentro proprio sul versante dell'antimafia e si è creato l'antimafia moderna. L'ha inventata lui, l'antimafia che funziona ancora oggi. Procura distrettuale antimafia, la Procura nazionale antimafia e la DIA.
una specie di FBI italiana antimafia con competenza sull'intero territorio nazionale. Nello stesso tempo la Cassazione ha confermato in via definitiva le condanne, forti condanne, del processo. Prima volta nella storia italiana che mafiosi di alto rango, e non soltanto loro, vengono condannati a pene definitive con la prospettiva di fare un carcere duro, perché Falcone aveva anche messo in cantiere il 41 bis, che sarà approvato dopo la sua morte, e con Borsellino aveva sostenuto e in qualche modo contribuito all'approvazione della legge sui pentiti, decisiva per la lotta alla mafia. Un pacchetto antimafia di straordinaria efficacia che vale ancora oggi. La sconfitta della mafia per la prima volta sul piano giudiziario, Falcone diceva sempre, mafia è una vicenda umana come tutte le altre, ci può benissimo sconfiggere, perché non ci voglia, con la dimostrazione che queste non erano parole vuote, un 1-2 per usare un linguaggio pugilistico micidiale per la mafia. E la mafia non sta a guardare. 1+1 fa 2 anche per la mafia. Solo che 2 nella mentalità mafiosa, criminale dei mafiosi, significa strage. E la strage di Falcone prima e di Borsellino poi nasce anche di qui. Ci saranno altri fattori, ci sono processi che stanno lavorando solo per vedere di arrivare ad una verità più completa, più articolata. Ma sicuramente le stragi sono state una vendetta postuma contro Borsellino per il Maxi, ma anche per questa nuova antimafia e per la sconfitta vita ad opera del Maxi, confermata in Cassazione, ma la nuova antimafia che Falcone scopre. Allora ecco, la DIA è targata Falcone. DIA è, come dire, battezzata, non so come dire, non vorrei sembrare né retorico né inappropriato, col sangue. Pensata col sangue di Falcone, certo. Questo è il pannello, cosa, Presidente, questo è... Sì, le volevo far vedere, questo è l'altro pannello di inizio della mostra che riporta appunto le stragi, perché è dal periodo stragista appunto che prende le mosse poi la DIA. Ora, per chi non c'era e per chi è molto giovane, strage non ha lo stesso senso probabilmente che ha per noi, però se, come lei ricordava, non è l'attentato a Falcone e a Borsellino non era il primo, insomma. Com'era sul territorio, perché poi la mafia è violenza, adesso è silenzio, ma insomma è comunque violenza, no? Ma questo è stato un attacco al cuore dello Stato. Andrea Camilleri lo ha paragonato all'attentato contro il Duce, non soltanto perché l'obiettivo è una coppia di persone strettamente cuore di Borsellino, naturalmente, ma anche perché era evidente, apparirà sempre più chiaro il seguito, oltre all'obiettivo immediato Falcone Borsellino c'era anche un obiettivo politico che si voleva colpire, e le mafie volevano abbattere lo Stato democratico, la nostra voleva abbattere lo Stato democratico, costituire uno Stato orribile, un narco-Stato, uno Stato mafia dominato dalle forze criminali. Fortuna tutti quanti insieme abbiamo reagito. Luigi ci ha ricordato molte volte l'importanza di fare squadra. Squadra in questo momento, specialmente in questo momento, si crea e funziona. Ho già ricordato la società civile, fondamentale il suo contributo. Poi la politica. Litigano spesso i nostri politici, la politica è anche confronto, discussione. Questa volta un momento magico di unità nazionale e all'unanimità vengono approvate alcune leggi fondamentali, il 41 bis che ho già ricordato in precedenza, e una relazione sulla parlamentare antimafia sui rapporti tra mafia e politica, che dice delle cose chiare, nette, precise, che non avevo mai letto prima e non leggerò mai più successivamente. In quel momento all'unanimità si approva questo documento, vale la pena recuperarlo ancora oggi, ragazzi, trovatelo su internet, leggetelo e vedrete, troverete delle cose esemplari. Queste nuove leggi contribuiscono a fornire alle forze dell'ordine, alla magistratura, nuove energie, nuovo entusiasmo, nuovi strumenti efficaci. Ora ecco, tutti uniti, la società civile, le forze politiche, polizia e magistratura con un nuovo entusiasmo e una nuova forza, i risultati arrivano. Sembrava tutto finito, ragazzi. Ricordatevi, lo potete vedere in alcune immagini di archivio, quando Nino Caponnetto, capo del pool di Falcone Borsellino,
partecipa al funerale di Borsellino, è disperato. E un giornalista che gli chiede un commento, lui attaccato al microfono, come se non avesse altri punti di riferimento in quel momento, come se dovesse attaccarsi a qualcosa per non cadere, per non crollare. Sono immagini che parlano anche da sole. Dice delle frasi terribili. È tutto finito. Non c'è più niente da fare. E guardate, interpretavo il sentimento di tutti gli italiani. Pensavamo che non ci fosse più niente da fare, che la mafia avesse vinto. La mafia stragista, la mafia dei corleonesi cattivi, terribili, perfidi, quelli che avevano, che scioglieranno nell'acido il piccolo Nino di Matteo. Ve lo faccio vedere. Di Matteo, per punire il padre che aveva usato, rivelare lui quello che sapeva, perché c'era stato sul versante dell'esecuzione materiale della strage di Capaci. E invece, nonostante che le cose stessero come Caponnetto cupamente le aveva dette, realisticamente le aveva dette, tutti insieme abbiamo fatto squadra, abbiamo fatto resistenza. Invece di crollare, abbiamo rialzato la testa, abbiamo invertito la rotta, siamo qui a parlare di mafia, abbiamo in qualche modo vinto, abbiamo superato quel terribile momento col contributo di tutti e intanto comincia ad operare, attivamente operare, la DIA. Io non posso non ricordare che quello che considero il mio maggiore successo professionale, anche se l'ho già accennato e poi avvelenato dal sequestro piccolo di Matteo, il mio maggiore successo professionale è stato DIA, perché Santino Di Matteo, capo mafioso di Altofonte, un boss di buona caratura, chiede di parlarmi una prima volta, ci vado e nega di avermi. Chiede di parlarmi una seconda volta, ci vado di nuovo e qui comincia la DIA, perché è la DIA che mi fa andare in Roma. E mi racconta una storia di mal di carcere che non funziona bene, io prendo, annoto, faccio tutto e vedrò come stanno le cose. Però non parla mai di cose che mi interessavano, per così dire. Poi mi chiama una terza volta. Questa volta la DIA a Roma mi avverte di andare di fretta, perché era molto buono. Io ero a Venezia con mia moglie, la prima vacanza dopo andare a lavorare a Palermo, cioè con la famiglia a Torino. Frate Furia, neanche il tempo di fare la valigia, prendiamo l'aereo e arriviamo a Roma. Arrivo a Roma molto tardi, verso le 11, deposito, lo dico con tutto rispetto a Mario, mia moglie da qualche parte, e vado finalmente nell'ufficio della DIA di Roma e qui mi siedo davanti a questo Santino Di Matteo, che aveva il mandato di cattura che la procura di Palermo aveva spiccato, la mia firma, la mia controfirma, che si occupavano di. E lui mi dice, io mi ha chiamato me perché ero procuratore di Palermo, competente quanto riguarda lo suo stato di... E mi dice, guarda, io quello che ho scritto qua sul mandato di cattura lo confermo. Tutte queste cose le ho fatte, questi omicidi, via scrivendo, le ho fatte. Ma questa sera non voglio parlare di questo, voglio parlare d'altro. E di cosa vuol parlare di Matteo Benigni? Mi fa, voglio parlare di Capaci, perché io c'ero. Non me l'aspettavo. Pensavo che volesse soltanto, tra virgolette, dei fatti che aveva commesso, invece no, decide di parlare di Capaci e comincia un interrogatorio che dura fino alle 6 del mattino, dove racconta per filo e per segno quello che era successo il giorno a Capaci, perché lui c'era. E confesso anche che alla fine dell'interrogatorio avevo i miei dubbi, perché mi racconta che per far passare l'esplosivo sotto l'autostrada, Capaci, aeroporto, Capaci, Palermo, avevano usato un giocattolo, uno skateboard. E francamente, per me, l'uso di un giocattolo per una strage perfida, spietata, micidiale, mostruosa, inaudita di queste dimensioni, uno tsunami criminale di questo tipo, mi sembrava poco credibile. Quando il mattino dopo, avendo riconvocati, arrivano i colleghi di Carcetta, titolari competenti per quanto riguarda le stragi. Voi sapete che quando vittima di una strage, di un fatto
di reato è un magistrato, il processo lo fatto dai magistrati della città in cui lui lavorava, trasferito automaticamente. Ora, ora non lavorava più a Palermo, ma con lui muore la moglie, Francesca Morvillo, che era giudice del tribunale minorile di Palermo. Quindi Morvillo trasferisce, per essere giudice palermitano, il processo di ricetta, e così tutti gli altri, i ragazzi della scorta. Io quando porto, consegno materialmente questo verbale ai colleghi di Caltanissetta, gli dico: guardate, io ho dei dubbi, perché e loro mi dicono: no, stai tranquillo, fate delle prove di laboratorio nel... Presidente, abbiamo qualche problema col suo microfono. E no, io ce l'ho acceso. Sì, no, nel senso, forse se si distanzia un pochino la sentiamo meglio, perché qualche volta la perdiamo, solo questo, chiedo scusa. Comunque io ho già finito, perché credo di aver abusato del vostro tempo. No, perché invece è quello che vogliamo fare stasera, e spero che il direttore Vallone sia d'accordo, perché quando i ragazzi andranno a vedere il pannello di Capaci, sentiranno il suo racconto, perché lei c'era, e quindi è... E sì, oltre alla parte tecnologica, per cui potete scaricare il QR code, risentite la voce di Giancarlo Caselli, che vi dice che a Palermo c'era la guerra, ma c'era anche la resistenza delle lenzuola bianche, in modo tale che la mostra e le altre iniziative prendano vita. Come avete visto, vi sto facendo vedere alcuni pannelli che gentilmente la DIA mi ha fatto scaricare, perché appunto la mostra poi mostra, scusate la ripetizione, anche una serie di azioni che la DIA fa, e questo di sciogliere nell'acido poi il piccolo di Matteo è una delle efferatezze, per cui quando parliamo di mafia non dimentichiamo mai che parliamo di violenza assoluta, anche se non sembra, anche se quel giorno lì magari non ammazzano, ma qualcosa di violento lo stanno facendo. Quello che vi faccio vedere adesso è il pannello appunto dell'operazione Spartacus. Quando andrete a vedere la mostra, vi ricorderete di Francesco Pascale, che vi ha raccontato che cosa è successo dopo, quindi i terreni sequestrati, la Terra Felix che rinasce e fa rinascere, ma soprattutto io vorrei di nuovo focalizzare l'attenzione sul fatto che quando la mafia si appropria di cose le fa morire. E poi se il direttore Vallone vorrà parleremo anche, accenneremo anche ai nuovi progetti per gestire i beni sequestrati, perché ovviamente è un continuo, c'è un'evoluzione, bisogna sempre trovare delle formule nuove, però la mafia non è solo quella delle stragi e non è solo quella che si vede, diciamo così, l'abbiamo detto, l'hanno detto tutti tante volte, è diventata silente perché ha invaso l'economia e soprattutto è internazionale, per non dire mondiale. Silente e diversificata e pericolosa in territori dove uno si sente invece al sicuro. E, territori del centro Italia dove la mafia dei Pascoli è stata molto attiva ed è stato grazie all'opera della DIA, della Procura Antimafia e di Giuseppe Antoci, che un meccanismo garantiva. Io so che può sembrare folle, perché è sembrato folle anche a me quando mi ci sono accostata la prima volta che l'ho letto. NED si occupa di fondi europei, quindi cosa sono i fondi della PAC, della politica agricola comunitaria, lo sappiamo bene. Chiedo scusa, c'è qualcuno che ha il microfono aperto e io sento il rimbombo, ed è il presidente Caselli. I fondi arrivano alle aziende agricole in difficoltà, proprio per sostenere uno dei settori più importanti in Italia, che è l'agricoltura, ma in Europa. Quindi è un fondo con una dotazione enorme. Ebbene, la mafia era riuscita ad ottenere questi fondi perché la legislazione italiana aveva un buco. Giuseppe Antoci diventa presidente del Parco dei Nebrodi e, siccome, scherzando, diciamo che siamo colleghi, cioè siamo
lui ex i bancari cosa fanno? La prima cosa che fanno, si siedono e ti chiedono il bilancio e guardano le entrate e le uscite, e qualcosa non gli tornava. E quindi comincia a chiedere, a bussare alle porte e a dire: ma dove stanno sti soldi? Ma dove stanno sti terreni? Ma cosa sta succedendo? Però ve lo faccio raccontare da lui, e vi dico anche, per tutti i giovani che non lo conoscessero, spoiler, la mafia prova ad ucciderlo. E per fortuna, anzi no, chiedo scusa, no per fortuna, per la bravura delle forze dell'ordine, della scorta e anche un pochino di fortuna, Giuseppe Antoci è qui, ma mi dà la possibilità di ringraziare tutti gli uomini delle scorte, perché anche questa sera sono presenti e silenti per poterci permettere di fare questa cosa. Presidente Antoci, a te. Grazie. Intanto grazie dell'invito, buonasera. Grazie a te. È una festa, sì, è una festa. Io in questi giorni che ci accompagnavano a questo incontro di oggi, mi passavano un po' di pensieri per la testa e alcune immagini. Io sono stato ad alcune feste della DIA a Messina, a Roma, al Parco della Musica, insieme al direttore Vallone, in una bellissima manifestazione, dove ho notato, ed è con questo che inizio, ringraziando il direttore Vallone e tutti i suoi uomini e donne della DIA, ho visto nei loro occhi ancora sempre quella passione che li porta a dedicare la loro vita al di là delle retribuzioni, il loro tempo. Prima il direttore Vallone parlava, raccontava, quando c'è da fare un'operazione di servizio non ci sono orari, quando c'è da prendere un latitante non ci sono tempi, non ci sono mogli, non ci sono figli. C'è quella passione. Quella passione che ho visto ancora in quegli occhi di questi uomini e donne che veramente, come ha raccontato il procuratore Caselli prima, sono un pezzo di storia del nostro paese. E alla storia va dato valore, va data verità e valore. La verità è quella che diceva il procuratore Caselli parlando di Falcone, è una verità che noi dobbiamo raccontare. Dobbiamo raccontare per non ricadere più negli stessi errori, anche se poi, come dire, i tentativi di delegittimazione, eccetera, voglio dire, da allora non è che hanno subito tante, ci sono sempre, voglio dire, quelli che ci provano con tutti, ma questo però ci porta a fare una considerazione, che è quello del concetto di squadra. Cioè, vedete, il lavoro importante della DIA anche su questo aspetto legato ai fondi europei per l'agricoltura, alla mafia dei pascoli, sulle attività di prevenzione, sulle parti legate ai sequestri disposti dall'autorità giudiziaria, ha portato, ha fatto emergere quello stupore, Luigia, che tu tante volte mi hai posto, del fatto che se qualcuno avesse raccontato 10 anni fa queste cose, cioè se qualcuno, e vorrei ricordare che il procuratore Caselli, da presidente dell'osservatorio, qualche anno prima già dell'attentato che ha compiuto me, gli uomini della mia scorta, aveva lanciato un allarme chiaro ed inequivocabile sui fondi europei per l'agricoltura. E io lo ricordo il giorno che ci incontrammo a Roma all'incontro di Coldiretti, quando proprio si presentò la relazione annuale, il suo abbraccio e la frase che mi disse, e che disse anche in un'intervista a Corriere della Sera, della serie, è brutto dirlo, io lo avevo detto. Allora, vedete, se noi avessimo detto 10 anni fa che mentre parliamo del sangue che ha creato le norme, del sangue che ha creato la DIA, del sangue che ha creato la Direzione Nazionale Antimafia, e in quegli anni, 10 anni fa, mentre commemoravamo all'Aula Bunker le stragi, qualcuno si alzava e diceva: guardate che mentre noi parliamo, Gaetano Riina, fratello di Totò, le famiglie Santa Paolo Ercolano, i Mancuso in Calabria, i Gallico, in altre zone, altri
capi mafie, non solo, e anche reggenti zonali delle mafie, vengono finanziati con fondi pubblici, qualcuno avrebbe detto: guardate, prendete Antoci, vi prego, portatelo e fatelo vedere da qualcuno bravo. E invece questo era accaduto. È accaduto per tanti anni nel silenzio. I pochi che hanno tentato di reagire sono stati letteralmente uccisi. Presidente, giusto perché abbiamo tante persone che non sono esperte, racconti com'era il circuito. Perché, ma il tema si fondava tutto in fondo su una norma dello Stato, cioè la norma dello Stato e la legge sugli appalti che impone per importi a base d'asta superiore a 150.000 euro il certificato antimafia, che è quello rilasciato alle prefetture su apposite istruttorie delle forze dell'ordine. Oggi è così, ed era così pure prima, superiore a 150.000 euro. Sotto i 150.000 euro bastava un'autocertificazione. Ebbene, tutti i bandi per i terreni, per gli affitti dei terreni pubblici, poi ovviamente ci siamo spostati anche sulla vicenda dei privati, venivano partecipati da mafiosi direttamente da loro, e loro autocertificavano di essere a posto con le norme antimafia, perché i lotti li tenevano, pur dividendoli in famiglia, li tenevano sotto la soglia per autocertificare. In tutto questo i controlli dell'ente erogatore praticamente non c'erano, ripeto, c'erano delle minacce pesantissime, e per anni, parliamo di milioni e milioni di euro, andavano a finire nelle tasche di questi signori. Allora, noi abbiamo rimesso un po' le cose, abbiamo solo rimesso le cose a posto insieme al prefetto, abbiamo creato il protocollo, un protocollo di legalità che per queste vicende imponeva invece il certificato antimafia, ed è chiaro che lì noi non sapevamo ancora cosa avevamo scoperchiato, ma lì abbiamo capito a poco che avevamo colpito uno dei finanziamenti più importanti negli ultimi anni. Lo dicono ovviamente le indagini, lo dicono le attività svolte un po' da tante procure, lo dice oggi uno dei più importanti maxi processi celebrati in Sicilia, che è il maxi processo Nebrodi, che ha visto già l'abbreviato pene severissime, 25-18 anni, con 100 imputati, 150 aziende sequestrate per mafia, anche altre procure, e speriamo a primavera che la procura diretta dal procuratore De Lucia possa ottenere un importante risultato nelle sentenze che probabilmente ci sarà a primavera sul maxi processo. Ed è chiaro che questa vicenda ha creato un contraccolpo pesantissimo. Però questo una cosa, ti interrompo puntualizzare una cosa, perdonami. Volevo spiegare che il protocollo che porta il nome di Antoci, lui non lo dice, ma si chiama protocollo Antoci, e che poi diventa legge nazionale, e quasi eravamo riusciti a farla diventare legge europea, e sui problemi europei poi, quando riappare Franco Roberti, parliamo. Eccolo! volevo dire che è con la legge che abbiamo battuto delle mafie. Ma sì, quindi, perché, non ma vedi, perché il tema, torniamo al sangue, perché ci dobbiamo dire le cose come stanno. Torniamo al sangue. La legge Rognoni-La Torre, che era ben sistemata in un cassetto, viene approvata dopo le uccisioni di La Torre e di Dalla Chiesa. Varie norme purtroppo vengono approvate in questo paese quando scorre il sangue, o in questo caso, come è capitato a noi grazie agli uomini della Polizia di Stato, questo non è accaduto ma stava accadendo. E allora è chiaro che la norma inserita in uno dei tre cardini del nuovo codice antimafia, e poi recentemente la Commissione Europea con un'apposita nota ha invitato in fondo gli stati membri a dire: noi sappiamo che abbiamo infiltrazioni mafiose sui fondi europei dell'agricoltura in vari paesi europei, vi invitiamo a seguire l'esempio portato avanti in Italia con il protocollo Antoci diventato legge dello Stato, che è uno strumento su questo tema che sta dando grandi risultati. Ma io è di risultati, e volevo chiudere parlando di risultati. Noi abbiamo parlato di un regalo. Il regalo lo abbiamo ricevuto noi in questi anni dalla DIA, in questi ultimi anni, con un grande impegno rinnovato, e faccio i complimenti al direttore Vallone,
Ne parlavo con Franco Roberti tempo fa. Vedete, il tema delle infiltrazioni sui fondi europei in Europa è un tema forte, ma noi abbiamo la necessità di fare veramente un regalo alla DIA e a coloro che hanno rappresentato quel pezzo di storia. Il regalo si fa non facendo picconare le norme antimafia. Noi siamo in un momento storico dove si parla di ergastolo ostativo. Siamo in un momento storico dove, se mettiamo in discussione, e il procuratore Caselli, il procuratore Roberti, Roberti prenderanno, penso, queste mie parole come un invito per tutti di impegnarci su questa vicenda. Non si può pensare di abbandonare il doppio binario in questo paese, di picconare le norme antimafia in questo paese, perché noi i pilastri del doppio binario sono stati il 416 bis, l'aggressione ai patrimoni. C'è stato in quell'idea di cui parlava prima Caselli, del coordinamento del lavoro attraverso il pool antimafia. E la DIA rappresenta la sistematizzazione di Giovanni Falcone di questa vicenda. Questo doppio binario, questa parte che arriva al 41 bis, queste norme non possono non tenere conto. Noi dobbiamo farlo capire all'Europa. Qua c'è una cosa che si chiama vincolo associativo, che è un'unicità dei sistemi criminali del nostro paese. E dal vincolo associativo la mafia, il capo, il mafioso, esce o perché viene o perché collabora con la giustizia o perché muore, e non c'è soluzione alternativa. La rieducazione del carcere, che sulla quale siamo tutti d'accordo, ci vuole un'attività di scelta da parte di colui o di colei che vuole avere dal nostro Stato dei benefici. Se noi non partiamo tutelando quelle norme per le quali quel sangue è stato lasciato nelle strade, per quelle vicende per le quali oggi stiamo dicendo grazie alla DIA, tutte queste, noi dobbiamo essere pronti a dire che bisogna attivare una normativa che ci viene imposta, ma che tuteli in qualche modo la vicenda del doppio binario e tutte le vicende adesso collegate. Io vorrei che questo fosse il più bel regalo che questo paese fa a questi uomini, a queste donne, delle forze dell'ordine, della DIA, e ai magistrati, ai tanti magistrati che danno veramente tanto al nostro paese. Guardate, io penso che con gli aggiustamenti si debbano fare, ma che si possano fare tutelando questa vicenda in maniera da poter dare veramente ancora dignità a quello che stiamo dicendo oggi, alla festa che stiamo oggi portando avanti, e se mi permettete, anche a coloro che negli anni hanno fatto il loro dovere e non ci sono più. In ultimo, vorrei, c'ho questa piccola occasione perché volevo salutare una persona alla quale vorrei dedicare il mio affetto, la mia stima e soprattutto la mia gratitudine, che è il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao, che a giorni lascerà il suo incarico, e al quale, procuratore nazionale, dico grazie personalmente, ma sono convinto che questo grazie sia il grazie nostro, il grazie del nostro paese, siamo certi che Federico Cafiero De Rao ha dato e darà ancora tanto al nostro paese. Grazie Giuseppe, poi torniamo da te perché vorrei che poi tu raccontassi qual è stata poi la conseguenza, anzi dilla subito, tu indaghi, si crea questo protocollo Antoci e la mafia cerca di ucciderti, però anche con te si è scatenata la macchina. Ma certo, la mafia quella è una vicenda abbastanza chiarita agli atti giudiziari, ci sono delle intercettazioni telefoniche dei summit dove si diceva ci vogliono 5 colpi per farla finita, questi ROS, ci sono delle, come dire, si vedeva proprio l'odio, ci sta rovinando, non potremmo prendere più un euro, e parliamo ovviamente di milioni di euro che servivano a tante cose. E quindi loro
si preoccupano quando l'azione del protocollo li comincia a colpire in maniera fortissima in Sicilia attraverso decine e decine di interdittive antimafia. Solo per avere un'idea, il numero di interdittive antimafia ha sfiorato l'85%, 83% per l'esattezza dell'istruito. Quindi pensate voi, ce le avevano tutti loro nelle mani. Il tema sono soldi che non arrivano più, diciamo. Sono soldi che non arrivano più e loro non possono accedere, tentano sempre di farlo con i prestanomi, ma come si è visto nell'operazione Nebro divengono regolarmente beccati e assicurati alla giustizia. È chiaro che questa fonte di finanziamento gli mancherà, gli sta mancando, e l'odio quando colpiscono loro, quando l'azione del protocollo mi porta ad attivare una campagna fortissima dicendo: questo non è un tema dei Nebri, non è un tema solo della Sicilia, è un tema nazionale, ci vuole una legge. E lì ovviamente, oltre lo stretto e non solo, si sono cominciati a preoccupare. E alla fine però, prima il procuratore ha usato una bellissima frase che mi ha fatto un po', il procuratore Caselli, mi ha fatto un po' venire un po' la pelle d'oca, che è quello che dico sempre io. Alla fine loro hanno perso. Io avrò perso la mia libertà, mia, della mia famiglia. Non è bello vedere la propria figlia andare a scuola accompagnata dai carabinieri. Ci sono tante cose che possono non sembrare belle. Io esco e trovo il militare e l'esercito che presiedono casa mia e in fondo dovrei pensare di essere una persona non libera. E invece io mi sento ma veramente libero. Adesso sono loro che non sono liberi, perché questa partita l'hanno persa. Io il campionato... io non seguo il calcio, ma mi dicono che c'è un campionato, quindi è lungo, ci sono tante partite, ma io penso che noi siamo allenati, noi siamo noi anche di questa sera, perché quando questo paese comincerà a pensare che alle cose non ci deve pensare lo Stato e comincerà invece a capire che un pezzo di Stato siamo tutti, come lo siamo noi stasera, e che bisogna ritagliarsi un pezzettino di responsabilità, io penso che questo paese possa diventare ancora migliore. Chiudo dicendo, l'altra volta insieme al procuratore Caselli siamo stati in provincia di Cuneo a regalare le costituzioni a quei giovani ragazzi di Mondovì. E la riflessione che abbiamo fatto insieme a questi tanti ragazzi, i ragazzi che ci ascoltano possono anche, come dire, spero che la pensino come noi. Vedete, è vero che il nostro paese è la migliore normativa antimafia d'Europa e del mondo, è certamente vero, ma guardate che il miglior testo antimafia di questo paese resta la Costituzione, quindi io penso che l'esercizio di fare il proprio dovere sia il miglior modo per combattere tutte le mafie. Grazie, e siccome tu hai lanciato il tema che bisogna dirlo all'Europa, Franco Roberti è chiamato in causa in prima persona, anche perché con lei, onorevole, volevamo anche fare l'ultima parte della mostra della DIA, che sono le azioni internazionali. Questo perché non è più una questione, non è mai stata, però insomma adesso penso si sia chiarito che non è una questione del Sud Italia, che non è una questione dell'Italia, ma è una questione internazionale ed è anche una questione di sicurezza. Prima qualcuno, Florindo, forse faceva riferimento all'intelligence, cioè i traffici mafiosi e internazionali minano anche la libertà e la sicurezza di un paese. Allora, a livello europeo, lei quando si è insediato ha chiesto di istituire una commissione anticorruzione, giusto se non ricordo male. A tutt'oggi come siamo messi? Deve attivare il microfono. No, non la telecamera, onorevoli, il microfono. Ora riattivi anche la telecamera. Ecco, perfetto. Provi a parlare. Mi sentite? Sì, ora la sentiamo e la vediamo. Mi dovreste sentire. Sì, sì, sì. Allora, innanzitutto un saluto affettuoso agli amici presenti e in particolare a Giancarlo Caselli, che, come ho sempre detto, considero mio maestro al pari di Giovanni Falcone. Un saluto affettuoso a Maurizio Vallone, che posso dire di aver visto quasi nascere e poi di averlo ritrovato a fine anni '80, nelle prime indagini internazionali. Lui era allo SCO all'epoca, se non ricordo male, giovanissimo funzionario a fianco di Alessandro Panza,
e ci incontrammo e ci ritrovammo in un'indagine internazionale molto importante, molto significativa, della criminalità transnazionale appunto di origine italiana che si era trasferita in Francia per riciclare nella Costa Azzurra i proventi delle attività criminose. Fu allora che ci incontrammo e poi abbiamo continuato in tante altre attività investigative e giudiziarie. Un saluto affettuosissimo a Giuseppe Antoci e mi unisco anche a lui nell'abbracciare Federico Cafiodelao che sta per lasciare la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Non abbiamo avuto e temo che non avremo la Commissione contro la criminalità organizzata a livello di Parlamento europeo, ma abbiamo molte altre cose. E devo dirlo anche con certo senso di orgoglio, perché se io stasera vi parlo da Bruxelles, sono qui per un motivo molto particolare. Nell'ultimo anno ho diradato per necessità di cose, per evitare contagi, pandemie, eccetera. Ho diradato le mie presenze fisiche nel Parlamento europeo. Abbiamo lavorato a distanza un po' tutti. Ma stasera sono venuto qui perché domani mattina riferirò alla Commissione giuridica sulla mia bozza di relazione sullo Stato di diritto nei 27 paesi europei, la situazione dello Stato di diritto nei 27 paesi europei. Guardate che lo Stato di diritto è un elemento costitutivo dell'esistenza della stessa Unione Europea. L'articolo 2 del Trattato dell'Unione Europea, insieme allo Stato di diritto, pone la libertà, la dignità e l'uguaglianza dei cittadini europei. Che cos'è lo Stato di diritto? È quell'ordinamento statuale che non riconosce sovrani o poteri al di sopra della legge. Una cosa molto semplice, ma che non sempre viene rispettata. E dunque parlare dello Stato di diritto in Europa significa parlare anche di criminalità organizzata. Significa parlare anche di corruzione, di lotta alla corruzione. Significa parlare di due capisaldi dello Stato di diritto. L'indipendenza dei magistrati. Non esiste lotta alla mafia se non c'è una magistratura indipendente che operi all'interno di un sistema giudiziario efficiente. L'indipendenza dell'informazione, dei giornalisti, la tutela dei giornalisti dagli attacchi mafiosi. Ne abbiamo avuti tanti negli ultimi anni. In Italia certamente, ma non solo in Italia. E poi la separazione dei poteri. Ecco, questo è il quadro tematico in cui si agitano i problemi di tutela del rispetto dello Stato di diritto in Europa. E guardate che c'è un provvedimento molto significativo del Parlamento europeo, richiesto alla Commissione l'anno scorso, che subordina la fruizione, l'erogazione dei fondi europei del PNRR o del Next Generation EU, come diciamo qui in Europa, al rispetto dello Stato di diritto. Come certamente sapete, alcuni stati dell'Unione, come la Polonia e l'Ungheria, sono a rischio di non percepire questi soldi dei fondi europei perché non rispettano lo Stato di diritto e soprattutto perché attaccano la magistratura. Attaccano ma è notizia di oggi, onorevole, è notizia di oggi che c'è stata la decisione del Parlamento di, siccome la Polonia viola lo Stato di diritto, certo. E non paga le sanzioni, di non erogargli i fondi, cioè perché giustamente le regole vanno rispettate. Quindi questo siamo qui, salutiamo con molto favore. Per questo è importante, ho voluto segnare con la mia presenza fisica qui in Parlamento europeo la mia relazione sullo Stato di diritto, in cui dico appunto queste cose. E si parla di criminalità organizzata. Guardate che lo ha detto meravigliosamente Giancarlo Caselli. Il modello antimafia italiano, pensato, voluto, pagato con la vita da Giovanni Falcone, ha fatto scuola in Europa e nel mondo. A livello di Nazioni Unite è in corso la revisione della Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato. Pensate che due anni fa, nel settembre del 2020, gli stati parte della conferenza degli stati parte della Convenzione di Palermo ha rilanciato il processo di revisione previsto dall'articolo 32, ma mai attuato prima, della Convenzione stessa, per verificare il grado e il livello di attuazione in tutti i paesi sottoscrittori della Convenzione di Palermo dei principi della stessa Convenzione di Palermo. Stanno rivedendo anche i principi della Convenzione di Merida del 2003 contro la corruzione. E l'Europa, mentre a livello di Nazioni Unite si discute della revisione della Convenzione di Palermo, l'Europa sta facendo la sua parte. Tenete presente una cosa, pensate soltanto questo, una cosa impensabile fino a qualche anno fa, che la risoluzione Falcone, l'hanno chiamata proprio così, in onore e in omaggio a Giovanni Falcone, la risoluzione Falcone delle Nazioni Unite, della Conferenza degli Stati Parte, ammette la possibilità per la prima volta
delle confische senza condanna, e cioè il principio su cui si basano le nostre misure di prevenzione patrimoniale. Ci sono arrivati anche loro, ci sono arrivati adesso. Noi abbiamo le misure patrimoniali antimafia dall'82, le tempi, anche quelle pagate con la vita da Pio La Torre, da tempi appunto di Pio La Torre, dal 1982. Oggi è arrivato anche le Nazioni Unite a prevedere la condanna, la confisca senza condanna. L'Europa sta facendo la sua parte, ha istituito il procuratore europeo. L'Europa ha istituito e ha adottato nel 2018 due provvedimenti estremamente significativi, due regolamenti. Voi sapete che i regolamenti sono quei provvedimenti europei che sono direttamente esecutivi all'interno degli ordinamenti degli stati membri. Non sono come le direttive che devono avere il loro recepimento e la loro implementazione negli ordinamenti interni. I regolamenti sono direttamente esecutivi. Ebbene, due regolamenti del novembre 2018 prevedono, il primo, l'ordine europeo di formazione e conservazione delle prove elettroniche. Facciamo circolare le informazioni e le prove elettroniche tra i 27 paesi su una piattaforma informatica digitale. E il secondo regolamento riguarda il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di sequestro e di confisca dei beni. Vedete che passi avanti enormi si stanno facendo anche in Europa con questo strumento immediatamente esecutivo del regolamento. Quindi stiamo facendo passi avanti. È stato presentato nel settembre scorso il nuovo pacchetto antiriciclaggio. Anche in questo caso si prende atto che in molti paesi le direttive antiriciclaggio non sono state recepite o sono state recepite male, non funzionano. E guardate che uno dei grandi fattori che hanno favorito massimamente la transnazionalizzazione della criminalità organizzata è stato il cattivo recepimento delle direttive europee. Quindi, come dire, le asimmetrie regolative che si sono verificate tra uno Stato e l'altro, che hanno consentito ai patrimoni mafiosi di essere collocati laddove meno implementati e meno applicate sono le normative europee e le normative interne antiriciclaggio. Bene, questo pacchetto nuovo che stiamo esaminando proprio in questi giorni, io sono relatore di uno dei provvedimenti, quello della prevenzione, il regolamento di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, questo pacchetto con lo strumento del regolamento contiamo di renderlo esecutivo, quindi di approvarlo a livello di Parlamento europeo entro la fine di quest'anno. Abbiamo approvato nel trilogo finale di pochi giorni fa il nuovo regolamento Europol che conferisce nuovi strumenti di indagine, di acquisizione di notizie, di circolazione delle informazioni tra i Paesi membri all'Europol, che è l'organismo di polizia giudiziaria dell'Unione Europea. Anche qui però nel rispetto pieno, e ci siamo riusciti, della riservatezza e della privacy delle persone e del rispetto della tutela dei dati che riguardano le persone non coinvolte in attività criminali. È stata una battaglia politica lunga, perché partivamo da opinioni diverse sul tema della conservazione dei dati. Alla fine abbiamo trovato un buon compromesso e quindi ci abbiamo a bene spiegate verso l'approvazione del nuovo regolamento Europol. Questo per ricordare soltanto alcuni provvedimenti che sono stati approvati o che sono in corso di approvazione. Certo, c'è ancora molto da fare, perché poi, ripeto, è il principio della Convenzione di Palermo della revisione periodica dell'attuazione e del come funzionano poi le cose a livello di stati, di singoli stati, è fondamentale. Dobbiamo sempre tenere presente che le norme europee, il diritto sovranazionale, che come ha detto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha prevalenza sul diritto interno. Il diritto internazionale e il diritto europeo hanno bisogno di continue verifiche a livello della loro implementazione, a livello della loro esecutività degli stati nazionali. Ed è questo che sarà fatto anche grazie a un nuovo organismo che andremo a istituire pure con regolamento, cioè l'agenzia centrale, l'agenzia centralizzata di coordinamento e di vigilanza sull'antiriciclaggio nei singoli paesi. Avremo un'agenzia europea centralizzata che vigilerà e coordinerà le attività delle agenzie antiriciclaggio nazionali. Questo per fare gli esempi più importanti delle attività che in questo momento si svolgono nell'Unione Europea. Ma devo dire che sottoscrivo in pieno quello che ha detto Giuseppe Antoci verso la fine del suo intervento. Mentre in Europa le cose si muovono, e si muovono sul modello italiano voluto da Falcone e Giancarlo Caselli, che è stato anche lui membro di Eurojust, il rappresentante italiano di Eurojust, sa bene l'importanza, fin dai tempi in cui lui era il rappresentante italiano di Eurojust, del modello italiano a livello europeo. Bene,
mentre proprio l'Europa e il mondo si muovono nel senso del modello italiano, purtroppo in Italia assistiamo alla debacle della giustizia. Questo va detto, io non voglio, questa è una festa, una celebrazione, forse non è il caso assolutamente di fare polemiche, però vedo che la riforma della giustizia, non solo della giustizia antimafia, ha ragione Giuseppe, il doppio binario va conservato, ma anche la giustizia ordinaria, il cui cattivo funzionamento alimenta il potere mafioso, alimenta il potere delle mafie, della giustizia civile. Bene, questo problema non è stato ancora adeguatamente affrontato e temo che non sarà affrontato adeguatamente nei prossimi mesi. Allora, ecco, all'orgoglio di essere stati noi italiani modello della legislazione antimafia a livello europeo e internazionale, si unisce l'amarezza di vedere che in Italia le cose non vanno come dovrebbero andare. E dunque il mio auspicio è quello che ci possa essere una inversione di rotta, un'inversione di tendenza, che non si pensi soltanto a smantellare quelli che sono stati i capisaldi dello strumentario antimafia, l'ergastolo ostativo, naturalmente, ma anche il 41 bis, perché temo che si passerà, dopo che il Parlamento avrà deciso sull'indicazione della Corte Costituzionale sullo smantellamento dell'ergastolo ostativo, passeremo anche, temo, al 41 bis. E questo lo denuncio fin da stasera. Il 41 bis è stato uno strumento formidabile, così come uno strumento formidabile sono le confische in danno dei mafiosi, che i mafiosi temono soltanto l'ergastolo, il 41 bis e le confische dei beni. Se indeboliamo questi tre strumenti, noi indeboliamo la lotta alle mafie. E credo che nel 40° anniversario delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio faremmo un servizio pessimo alla memoria di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino se arrivassimo a questa deriva. Qui adesso ci voleva il procuratore Gratteri, così facevamo esplodere una bomba atomica, però il linguacchio evidentemente si è allungato. Però, onorevole, io penso anche una cosa, naturalmente io non sono esperta e non mi attenterei mai, però mi sembra l'atteggiamento italiano che lei, che Antoci, che Caselli, che Gratteri tutti i giorni, che il procuratore Loforte, con il quale il presidente Caselli ha scritto un libro bellissimo che volevo dire alla professoressa, spiega la Costituzione, la mafia, l'antimafia, il processo in una maniera talmente chiara, chiarissima, che l'ho capita anch'io, cioè, quindi la possono capire tutti veramente, ed è un libro importante. Penso che ci sia però, se lei mi aiuta un po' di miopia. Perché lei ha detto, e io vorrei ribadirlo in maniera un pochino più didattica, l'Europa ha tre strumenti normativi, di cui uno, il regolamento, è immediatamente operativo in tutti gli stati appartenenti. Quindi non c'è bisogno che uno stato faccia un'altra legge. Non c'è bisogno di una legge che lo recepisca. Peraltro, perché l'Europa ha fatto grandi passi anche grazie all'Italia, come diciamo sempre, una delle leggi di recepimento automatico dei regolamenti è proprio ideata da un italiano tanto tempo fa. Però quello che volevo far capire è che è abbastanza inutile, se siamo in un periodo di stop, come dice il procuratore Loforte, che divide i periodi in stop and go nel loro libro, se si sta creando una coscienza europea e se la legge europea prevale. Certo. Non è un atteggiamento più che miope, quasi. Scusa, puoi ripetere la domanda perché non ho sentito, non ho sentito tutta la parte finale. Quello che state dicendo è che in Italia c'è un arretramento, ma è un arretramento miope, perché se l'Europa prende coscienza, ha la potenza e l'impatto di scavalcare anche la normativa italiana e di rendere di fatto una normativa nuova. Io vedo una controtendenza rispetto al trend europeo, che ripeto, sta valorizzando sempre di più il modello italiano. Comincio a pensare anch'io che l'avevo richiesta, che non è più necessaria questa Commissione europea antimafia, perché stiamo realizzando dei provvedimenti che, se riusciremo a concluderli entro questa legislatura, saranno già direttamente, diciamo, operativi, quindi non c'è bisogno dell'impulso, della spinta di una Commissione. Quindi, rispetto a questa tendenza europea, e ripeto mondiale, perché si stanno rivedendo anche la Convenzione di Palermo, in Italia c'è un ripensamento, diciamo così. Ed è un ripensamento, ve lo devo dire, che è stato attivato, almeno per quanto riguarda l'ergastolo ostativo,
da una sentenza, anzi da più sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale Corte di Giustizia evidentemente non si intende molto, lo dico con tutto il rispetto per la Corte di Giustizia e per le Corti di Giustizia italiane, non si intende molto di mafia, non sa come funziona l'agire mafioso. Questo è il punto. Bisognerebbe che andasse qualcuno a farglielo capire, bisognerebbe che andasse Giancarlo Caselli a raccontarglielo. Questo è il punto, perché lì non lo sanno. E il fatto che non lo sappiano lo vediamo nei loro provvedimenti. Certo, c'è il primato del diritto europeo, ma in questo caso purtroppo è un primato che si traduce in un indebolimento dello strumentario antimafia. Comunque che gli italiani nella lotta alla mafia stiano avanti, e lo vediamo anche nell'ultima parte della mostra, dove si parla di tre delle azioni internazionali della DIA: il progetto ICAN, il progetto ON e poi l'ultimissimo 2021, direttore mi aiuti, non mi ricordo il nome perché è un nome strano, ma è la missione di istruzione dell'Albania. Sono venuti qui dall'Albania. Voi sapete, l'Albania è uno dei paesi che ha chiesto di aderire all'Unione Europea. L'adesione dell'Albania e della Macedonia sono vincolate al rispetto delle norme di diritto e anticorruzione. Perciò la nostra DIA sta istruendo a livello nazionale e internazionale e collabora. Adesso ve lo faccio dire da Vallone, io recupero gli ultimi tre pannelli, 30, 31 e 32 della mostra, dove si vede benissimo che questo approccio internazionale probabilmente può essere anche una soluzione a questo momento di stanca dell'approccio nazionale, direttore? Sì, ho sentito tante cose estremamente interessanti, estremamente importanti dette dagli illustri amici che mi hanno preceduto. Sull'Albania è un momento molto importante. L'Albania può entrare in Europa e si sta dando degli strumenti estremamente importanti per contrastare la corruzione e la mafia. Ha creato una procura nazionale anticorruzione e antimafia sul modello di quello italiano e sta creando, da alcuni mesi, ha creato una forza di polizia specificamente destinata al contrasto della corruzione e della mafia. Un fenomeno molto unito, i due profili sono molto uniti, e ha chiesto al Dipartimento della Pubblica Sicurezza di poter formare i loro funzionari qui in Italia sulla nostra esperienza. Il capo della polizia e il vice capo della polizia, il prefetto Rizzi, hanno individuato nella DIA il soggetto che al meglio poteva effettuare questa formazione, e i primi 30 investigatori albanesi sono venuti in Italia e hanno partecipato ad un corso di formazione operativo, un corso direttamente operativo, in cui hanno avuto gli elementi che sono alla base delle nostre attività investigative, delle nostre attività tecniche di intelligence, e hanno potuto visitare le centrali dei corpi specializzati delle forze di polizia, il Servizio Centrale Operativo, il ROS dei Carabinieri, lo SCICO della Guardia di Finanza, per avere un panorama completo di quello che è l'attività di contrasto alle mafie dal punto di vista investigativo. Volevo soltanto aggiungere un paio di cose a quanto è stato detto in precedenza su un pericolo che in Italia in questo momento si va in controtendenza rispetto al passato, e si vedono minare alcuni degli istituti fondamentali del contrasto alla criminalità organizzata. Sono purtroppo diversi anni che assistiamo a questo fenomeno. La sentenza della Corte europea su un ergastolo ostativo, ma ancora prima la sentenza della Cassazione che hanno rivisto al ribasso le misure di prevenzione patrimoniale, negando la possibilità di sequestro soltanto al periodo in cui è stata accertata la pericolosità sociale della persona che viene sottoposta a un procedimento di prevenzione. Ma ancora di più, il presidente Roberti parlava del pericolo che si arrivi a rivedere il 41 bis, ma stiamo assistendo al pericolo che si rivede il 416 bis. Certo. Una sentenza a febbraio dello scorso anno. È così, hai ragione, bravo Maurizio. Delle sezioni unite che hanno
messo un punto che, se viene ampliato, rischia di distruggere completamente il 416 bis, quindi l'associazione di stampo mafioso. Questa sentenza ha stabilito che non basta il solo fatto di essere stato congiunto, quindi di essere stato ritualmente affiliato ad un'organizzazione mafiosa, per poter essere ritenuto responsabile della partecipazione all'associazione mafiosa e quindi essere condannato. Richiede un qualche cosa in più. Dice: non basta che venga riconosciuto che una persona è stata congiunta, ma deve aver svolto un qualche cosa a favore dell'associazione. Questo è un vulnus terribile, perché se passa questo concetto, cade completamente la struttura del 416 bis. Non ci sarà più nessuna differenza tra il 416 ordinario e il 416 bis. Il 416 ordinario punisce l'associazione, il fatto che una persona si è associata ad altri per commettere un delitto. Il 416 bis invece colpisce il solo fatto di appartenere all'associazione mafiosa. In quanto tale, se invece gli mettiamo quel quid pluris, che è dover aver commesso qualche cosa in più e quindi aver partecipato comunque ad un'attività delittuosa dell'associazione, rientriamo nell'ambito del 416 ordinario. Il 416 bis viene completamente svinito. Direttore, ho cercato di... Sì. Direttore, scusi, siccome giustamente voi siete addetti ai lavori, ma che differenza c'è per uno che legge da fuori tra 416 e 416 bis? Perché sennò uno non capisce perché ci stiamo accalcando. Il metodo mafioso. Il metodo è proprio mafioso. Quello che dicevo. Mentre il 416 normale punisce una persona che si è associata con altri per commettere un delitto, quindi un particolare, un qualsiasi tipo di delitto, ma per commettere un reato specifico, e quindi ha partecipato all'organizzazione di una rapina, ha partecipato all'organizzazione di un furto o di un qualsiasi altro delitto, il 416 bis punisce la persona per il solo fatto di far parte dell'associazione. E ci sono delle, si combinano delle sanzioni diverse, quindi. Ci sono delle sanzioni diverse, via dicendo, poi ci sono le aggravanti e via dicendo. Ma è estremamente pericoloso dire che per essere puniti per il 416 bis non basta più soltanto l'appartenenza all'organizzazione mafiosa, ma occorre che ci sia un qualche cosa in più, perché si va a sovrapporsi a quel punto al 416 ordinario e si arriverà alla fine a rendere inutile e inutilizzabile il 416 bis. È una tendenza degli ultimi anni che tende a svinire gran parte della normativa speciale antimafia e a riportarla su canoni di ordinarietà. Anche sulle misure di prevenzione, anche all'interno stesso della magistratura, e in alcuni dibattiti sono dovuto intervenire in maniera molto dura su questo, si avanzano delle ipotesi che sono riduttive rispetto a quello che è un attuale panorama normativo. Qualche magistrato addirittura arriva a parlare di patteggiamento della prevenzione, nella serie concludiamo un patteggiamento, metà me li prendo e metà te li lascio. No, ma scusi, la interrompo perché giustamente sulle chat adesso si è scatenato. Perché? Perché la domanda arriva in automatico. Perché adesso ve lo chiedo a tutti. Perché? Perché la normativa antimafia è una normativa dura, è una normativa che è stata prevista in situazioni particolarmente gravi a seguito di gravissimi eventi, ma che non è mai stata digerita da tutta quanta il fronte, come dovrebbe essere il fronte compatto del contrasto alle organizzazioni mafiose, ma c'è sempre chi ritiene che non sia utile, che non sia opportuna, perché in contrasto con principi costituzionali, perché una legislazione di emergenza, e visto che oggi la mafia non spara più, non ammazza più, non ci sarebbe più necessità di mantenere una legislazione così particolare, così straordinaria, senza rendersi conto che invece questo è il più grande regalo che si può fare alle mafie, ed è proprio quello che cercano e che vogliono le mafie con il loro teoria dell'inabissamento: non manifestarsi in maniera evidente ed eclatante per far non parlare più di sé e ottenere quegli stessi benefici che Totò Riina tentava di ottenere con le stragi, tentando di avere un rapporto paritario con lo Stato e impogli l'abolizione di alcune delle norme che invece sono la base del nostro contrasto alla criminalità organizzata.
Le faccio un'altra domanda perché chiaramente i ragazzi, le persone chiedono: secondo lei le devianze politiche e di potere e le forze mafiose silenti hanno contribuito a questa tranquilla finzione per la quale poi si può dire ok, queste erano leggi speciali di un periodo speciale, togliamo queste leggi perché questa specialità è finita? Ma le mafie fanno il loro lavoro e cercano di fare quello che devono fare. E parte dell'intelligenza nazionale ha questo orientamento e ritiene che ci sono stati importanti convegni organizzati su questo tema. Eminenti studiosi di diritto ritengono che una parte della legislazione, soprattutto quella di prevenzione, sia incostituzionale e fino ad oggi ha retto a tutti i vagli della Corte Costituzionale, per cui non riesco a capire, insomma, dove si vada a parare, ma il tentativo c'è ed è quello di annacquare queste norme. Man mano si stanno più riducendo. Oggi abbiamo meno strumenti di quanti ne avevamo 5 anni fa, di quanti ne avevamo 6 anni fa. Tant'è vero che basta vedere la quantità di sequestri che si fanno oggi, sono estremamente inferiori a quelli che si facevano qualche anno fa. E questo non perché le mafie hanno meno soldi da sequestrare o perché siamo meno bravi a farlo, ma perché i paletti normativi che sono stati messi anche da sentenze della massima giurisprudenza e sono molto più limitativi nella nostra possibilità di sequestrare e di confiscare. Io le faccio ascoltare l'ultima testimonianza perché ci ha raggiunto dopo, però ci voleva essere, ed è l'associazione Goel con il presidente Linarello, perché copre la parte che lei stava dicendo, che state dicendo tutti. Credo ci sia, si possa dire, adesso non so se mi... che si vede una distanza tra il palazzo e la società civile. La società civile vuole che voi continuiate a fare il lavoro con tutti gli strumenti, perché, come l'ho detto prima, quando io sento dei rumori, però non so, quando c'è un'azione forte e ci rilasciate lo spazio, poi noi la prendiamo e ne facciamo qualcosa di buono. Qualcosa di buono ne sta facendo in Calabria l'associazione Goel. Buonasera, dottor Linarello, benvenuto. Lei è arrivato più tardi, quasi sulla conclusione, però mi sembrava più che corretto farle raccontare un pochino la vostra attività, anche perché siete in strettissimo contatto anche col procuratore Gratteri, che stasera purtroppo è rimasto inguacchiato per suo dire preciso. Sì, in generale collaboriamo con le istituzioni a tutti i livelli, con le forze dell'ordine. Io credo, intanto, che l'ho sentito dire prima da qualche intervento, perché sono da un po' collegato e ho ascoltato con piacere diversi interventi, io credo che noi dobbiamo ridefinire l'idea di Stato. L'abbiamo persa. Mi sentite? Adesso sì, ma prima l'abbiamo... Sì, ora sì. Ok. No, dicevo che prima ho sentito dire da qualcuno un'affermazione che mi è molto piaciuta e che riguarda proprio l'idea, il concetto di Stato. Io credo che noi dobbiamo ridefinire l'idea di Stato, perché in qualche modo Pronto, mi sentite? Sì, ti sentiamo Vincenzo. Ok, perché io vi vedo, diciamo, fermi e non vorrei che ci sia un problema di connessione da parte mia. Allora, sì. Lei tecnicamente è un po' frizzato, come dicono i ragazzi, però noi la sentiamo. Se le può essere utile, può togliere la telecamera, così risparmia un po'. Adesso l'ho perso definitivamente. Va bene, intanto che aspettiamo che il dottor Linarello riesca a ricollegarsi. Direttore Vallone, c'è una domanda, però ambasciatore, che cosa ne pensa del 94 bis CAM? Sì, parliamo del controllo giudiziario. Il controllo giudiziario a seguito delle interdittive antimafia.
Probabilmente chi ha fatto la domanda sa che io sono molto critico di fronte a questo provvedimento che va ad interrompere l'efficacia dell'interdittiva antimafia data dal prefetto. Credo che anche qui, anche in questo campo, si tende a infiltrare l'attività di prevenzione antimafia, quella preventiva fatta dal prefetto, con un'attività giudiziaria. Ho sempre ritenuto e continuo a ritenere che i due binari vadano completamente separati e non debbano interferire. Un conto è un'attività che si basa su semplici indizi, su elementi che non sono elementi giudiziariamente valutabili, e un conto diverso invece è un'attività che della misura di prevenzione antimafia che viene portata in un vero e proprio processo. Di fronte all'interdittiva antimafia c'è la possibilità di ricorrere agli strumenti amministrativi, quindi si ricorre al TAR con tutte le procedure previste dal codice amministrativo. In questo caso si è avuta questa frammistione fra elementi puramente amministrativi e elementi invece giudiziari. In questo modo si vanifica quello che è uno strumento straordinario che soltanto l'Italia ha di prevenzione amministrativa, che impedisce alle ditte che in qualche modo, pur senza raggiungere un livello di prova, sono sospettate di essere in qualche modo infiltrate dalla criminalità organizzata, di poter partecipare agli appalti pubblici. È vero che c'è poi un controllo giudiziario, ma ricordiamoci che il controllo giudiziario segue le regole di un vero e proprio procedimento giudiziario, quindi con le prove necessarie per giungere poi ad un sequestro. Quando invece sono soltanto degli indizi, il procedimento giudiziario non può che concludersi con nulla di fatto, ma in quel caso però consente alla ditta, che comunque ha un sospetto di collusione con la criminalità organizzata, di poter proseguire nell'appalto e quindi appropriarsi dei fondi pubblici. Sì, quindi sono tutti tentativi di scardinare il nostro sistema, anche perché, voglio dire, quando voi avete dei sospetti di collusione mafiosa, non è che ce le avete perché non sapete cosa fare la mattina presto prima del caffè, immagino, no? Perché poi se avremo un'altra occasione, perché volevo, magari ci racconta, perché ai ragazzi importa tutto quello che riuscite a fare, le intercettazioni, le coperture, gli infiltrati, i sequestri, perché è veramente una squadra molto 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 importante e molto formata. Perché Falcone diceva anche questo, ci vogliono le competenze giuste, ci vuole la formazione, un'alta formazione e specializzazione. Credo sia tornato il dottor Linarello. Sì, non so se mi sentite. Se mi sentite bene. Adesso la sentiamo e proviamo. Lei stava dicendo che è molto d'accordo sulla ridefinizione dello Stato. Sì, perché comunque per troppo tempo, soprattutto devo dire al Sud, abbiamo inteso lo Stato come una sorta di entità astratta che sta in alto, che dall'alto verso il basso governa e legittima le comunità locali. Ma come si ricordava prima, quando mi è piaciuta molto quella frase, che il più grande testo antimafia è la Costituzione. Nella nostra Costituzione viene detto che la sovranità è del popolo, e quindi le persone, tutti quanti noi, in qualunque veste operiamo quotidianamente, siamo lo Stato. E basterebbe solo comprendere al Sud, ogni volta che noi invochiamo lo Stato per la soluzione di qualche problema, sostituire immediatamente noi, ma un noi allargato fatto non solo di chi abbiamo delegato politicamente, non solo di chi rappresenta le istituzioni, ma il noi della società civile, il noi delle imprese, e allora si capirebbe che le cose stanno esattamente in una maniera diversa. Ecco, noi ci siamo assunti la responsabilità di essere Stato in Calabria, da società civile, e da società civile Stato abbiamo provato non solo a lamentarci di quello che non andava, ma di rimboccarci le maniche, costruendo quella, diciamo, interazione virtuosa tra noi e le istituzioni, tra noi la magistratura, tra noi le forze dell'ordine, che credo che sia indispensabile per produrre il cambiamento. Il cambiamento e il superamento dell''ndrangheta in Calabria non avverrà
solo attraverso la magistratura, così come non avverrà solo attraverso la società civile. Avverrà se la magistratura e la società civile collaboreranno insieme, se la repressione e la prevenzione in qualche modo possono andare di pari passo con la costruzione di alternative concrete. L'andrangheta all'interno dei nostri territori si legittima con un ragionamento molto semplice, direi quasi elementare. Loro non negano di essere cattivi, anzi ne fanno un vanto. Tuttavia dicono: noi, anche se siamo brutti e cattivi, siamo l'unica fonte di sostentamento per questo territorio. Questa è una grande falsità. Intanto, cosa per dire? E questo non è vero, è tutta la sera. Assolutamente vero. Anche se apparentemente in alcuni territori si può dare un'idea simile, è solo perché loro hanno spezzato le gambe a chiunque stava provando a costruire un'economia sana al di fuori dei loro circuiti. Dall'altro lato è altrettanto vero che oltre che sfatare questo mito, bisogna fare una cosa molto più impegnativa, che è quella che noi come Goel abbiamo provato, stiamo provando in qualche modo a fare. Dimostrare che l'etica non è solo giusta, ma è anche efficace. Che l'etica sia giusta lo crediamo tutti. Che l'etica possa dar da mangiare alle persone. Che l'etica possa essere la chiave di sviluppo di un'intera regione come la Calabria. E beh, questo discutiamone. Tocca dimostrarlo, e dimostrarlo non solo a parole, ma con i fatti, perché in alcuni territori ad alta densità mafiosa è su questo che la propaganda mafiosa sfida lo Stato e sfida anche la società civile come noi, che in qualche modo vuole creare alternative. Questo è quello che ci ha guidato nel 2003. Oggi Goel Gruppo Cooperativo è un gruppo, non è solo una cooperativa, siamo ben 12 cooperative sociali, 2 cooperative di conferimento agricolo, 2 associazioni di volontariato, una fondazione e 31 aziende. La maggior parte delle quali sono aziende agricole. Diamo lavoro a 400 lavoratori dipendenti, più un numero variabile di collaboratori esterni, partite IVA, e operiamo in settori anche molto diversi l'uno dall'altro, proprio perché vogliamo dimostrare con i fatti che l'etica funziona in tutti i settori. Lavoriamo all'interno del mondo del sociale. Per esempio abbiamo diverse comunità di accoglienza di minori e adolescenti che vengono da percorsi di devianza, perché l'andrangheta sciacalla i propri soldati dalle famiglie con disagio, portatrici di disagio, e noi dobbiamo essere lì quando i giovani cominciano, diciamo, a sbandare nel loro percorso, a proporre immediatamente un'altra alternativa sostenibile. Operiamo nell'accoglienza dei migranti, perché crediamo che l'accoglienza dei migranti non sia solo giusta, sacrosanta e doverosa, ma possa essere un fattore di sviluppo importante per i nostri territori. Operiamo anche nell'ambito della sanità. Forse c'è qualche microfono aperto. Operiamo anche nell'ambito della sanità. Abbiamo, quando l'ASL di Locri fu commissariata per 'Ndrangheta, decidemmo di fare un piccolo pezzetto di sanità in uno dei settori più bisfrattati della sanità calabrese, che è quello della salute mentale, per dimostrare che l'etica fa funzionare anche la sanità. Ma accanto a questo ci siamo orientati a lavorare con una categoria di persone in Calabria che purtroppo spesso dimostrano che l'etica non è molto efficace. E sono tutte quelle donne e quegli uomini che hanno il coraggio e la forza di dire no all'andrangheta, a molti livelli, dal semplice rifiuto del coinvolgimento, della collusione mafiosa, fino alla denuncia aperta, frontale, diretta, contro alcune situazioni che vengono ricevute. Beh, la maggior parte di queste persone sono persone che vengono dal mondo dell'impresa e che non vogliono sottostare al gioco mafioso in ambito economico, a livello locale. Purtroppo però
queste persone mettono in conto quando fanno questa scelta che correranno dei rischi. Quello che spesso non prevedono è che l'andrangheta ha la forza di diciamo bruciare il terreno attorno all'impresa fino al punto tale da farla fallire o quasi. Allora noi non possiamo vedere questo spettacolo, non possiamo vedere lo spettacolo di chi si ribella all'andrangheta e poi ha il coraggio di fare questo e poi non riesce più a portare a casa il pane per la propria famiglia o diventa in difficoltà con la propria attività economica. Allora abbiamo provato a costruire una situazione esattamente opposta. Abbiamo per esempio messo su un tour operator, i viaggi del Goel, che fa turismo responsabile. Facciamo pacchetti turistici di incoming in Calabria e guarda un po' lo facciamo con i beni confiscati e con quegli imprenditori, proprietari di ristoranti o proprietari di strutture ricettive che si sono ribellati all'andrangheta. Abbiamo aggregato quegli agricoltori che volevano opporsi all'andrangheta, volevano ribellarsi all'andrangheta, perché l'andrangheta esercita il suo dominio anche nelle campagne e lo fa non per l'estorsione, ma proprio per il consenso puro. Pascolo abusivo nei campi coltivati, incendi, danneggiamenti, finché l'agricoltore esasperato non va dal capobastone locale a chiedere anche solo perché sta subendo quelle aggressioni. A noi è arrivata la richiesta di aiuto di alcuni agricoltori della Locride e della Piana di Gioia Tauro e abbiamo fatto quello che sappiamo fare, li abbiamo messi insieme e li abbiamo organizzati. I nostri amici di Libera lavorano sui terreni confiscati, noi abbiamo detto facciamo una cosa diversa, aggreghiamo le vittime e le mettiamo in una cooperativa, è nata la prima cooperativa di conferimento agricolo fatta da aziende agricole che si sono schierate contro l'andrangheta. E questo non solo per aiutare gli agricoltori a proteggersi, perché è chiaro che l'andrangheta quando colpisce un agricoltore isolato ha molto più gioco facile che quando colpisce un agricoltore aggregato a Goel. E questo noi è un gioco, dottor Inavello, la interrompo per dirle che ne abbiamo parlato all'inizio della call, cioè quando si è soli si è vulnerabili a tutti i livelli, istituzionali, economici e che cosa. Quindi è importante quello che lei sta dicendo, fare rete, ti salva la vita. Assolutamente. La interrompo? Prego, finisca perché ci sono una serie di domande, quindi vada, finisca e poi... No, noi avendo capito che l'andrangheta, imparando anche dalla vicenda di Cosa Nostra, assolutamente non ama i riflettori puntati, ma cerca di stare sotto traccia il più possibile, noi abbiamo reagito costruendo un ufficio di comunicazione che è una macchina da guerra e ogni volta che noi siamo stati aggrediti abbiamo scatenato il finimondo puntando i riflettori di tutta Italia addosso a queste aggressioni piccole e grandi. E abbiamo protetto gli agricoltori, ma non ci siamo limitati a questo. Abbiamo ricostruito la filiera agricola e a fronte di una situazione terribile nelle nostre campagne in cui le arance vengono pagate ai produttori 5 massimo 10 centesimi al chilo, noi abbiamo ricostruito una filiera che oggi proprio agli agricoltori che si sono ribellati all'andrangheta è capace di riconoscere come primo prezzo ai cancelli dell'azienda 50 centesimi al chilo, cioè il prezzo più alto mai pagato all'origine per le arance in Calabria. E il fatto che pubblicamente si sappia, si sia saputo che oggi gli agricoltori che sono ribellati all'andrangheta prendono il prezzo più alto per le arance in Calabria è la cifra di un messaggio molto forte e chiaro che per la prima volta mettersi contro l'andrangheta conviene non solo moralmente ma anche economicamente. Questa è l'idea di etica efficace che stiamo provando a costruire. Meraviglioso, grazie di questa testimonianza e grazie per essere stato pazientemente con noi e torneremo a parlare di etica efficace perché è una delle soluzioni. Io velocemente, direttore, tocca a lei. Due domande. Il che significa che abbiamo raggiunto uno degli obiettivi, perché la prima domanda è cosa bisogna fare per entrare nella DIA, la seconda domanda è se c'è una sezione per gli studenti tipo stage per essere coinvolti nella DIA. Quindi
è figo entrare nella DIA? Ma molto semplicemente, oggi in DIA si entra soltanto attraverso le forze dell'ordine, quindi Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato. Quindi devono fare un concorso. Quindi bisogna fare un concorso e entrare nelle forze dell'ordine. La mia ambizione sarebbe quella di poter effettuare anche dei reclutamenti esterni per singole specificità, per singole capacità, ad esempio avere la possibilità di avere con noi ingegneri elettronici, avere la possibilità di avere con noi degli esperti in bilanci, in altri settori chiave per quali sono i nostri campi di intervento, sarebbe una cosa molto bella, ma è molto complicato perché comunque è un posto statale, quindi soggetto a tutte le regole dei concorsi pubblici statali. E se c'è una possibilità di collaborare con la DIA da parte degli studenti, assolutamente sì, sono tantissimi studenti, soprattutto universitari, di master o che stanno facendo tesi di laurea, che ci chiedono di poter venire da noi per acquisire degli expertise, per acquisire informazioni da utilizzare poi nei loro elaborati, e ci mandano una mail e noi, a secondo della dislocazione geografica, di quello che chiedono, cerchiamo di aiutare chiunque voglia creare un qualche cosa con riguardo alle nostre informazioni, chi ha bisogno delle nostre informazioni. Allora la faccio concludere con l'agente DIA del futuro. Dovrà occuparsi di spazio, telespazio, super telecomunicazione. Allora, di quante ore? No, perché guardi, io, allora, lo dico pubblicamente, avevo detto, se sforiamo le 8 ordino la pizza per tutti. Esatto. Ora siamo un po' tardi. Siamo alle 20:30. Guardi, proprio 3 minuti. No, consideri questo. Sì, proprio oggi ho licenziato la nuova semestrale della DIA. Adesso la mandiamo, ho firmato una lettera di invio al Ministro dell'Interno e appena il Ministro dell'Interno è pronta, poi la manderà al Parlamento e verrà pubblicata. In questa semestrale c'è un focus di approfondimento su un antiriciclaggio e poniamo accento su quelle che sono le nuove frontiere dell'antiriciclaggio su internet. Pensate soltanto a che cosa sono gli NFT, i non fungibili token, che sono delle opere digitali che vengono vendute anche a cifre elevatissime. Christie's ha battuto all'asta il primo tweet in formato digitale per circa 3 milioni di dollari lo scorso anno, e già parliamo di volumi di affari di questi NFT che hanno superato 2 anni fa i 250 milioni di euro. Ebbene, io posso crearmi un NFT da solo, utilizzare alcuni account fasulli e innalzare quindi il prezzo d'asta di questo NFT, che non vale assolutamente niente, aggiudicarmelo io a 10 milioni di euro e incassare quindi questi 10 milioni di euro, che frutto magari del traffico di stupefacenti che ho in un conto depositato nei Bahamas, e quindi portarlo in Italia tranquillamente. E queste sono le nuove frontiere che dobbiamo affrontare, e dobbiamo essere capaci di relazioni internazionali, e quindi lì il progetto ONET e TON, la rete TON finanziata dalla comunità europea, il progetto ICAN di contrasto all'andrangheta in campo mondiale avanzato dal prefetto Rizzi attraverso l'Interpol, competenze di carattere tecnico informatico che sono sempre più necessarie per seguire i meandri della criminalità organizzata. Non sembri fantascienza, assolutamente non sembri fantascienza. Oggi le mafie già operano su questi mercati, pagano l'andrangheta, paga la droga in bitcoin e anzi in monero e in altre monete digitali. Dobbiamo essere in grado non soltanto più di seguire all'estero i latitanti di mafia, ma dobbiamo seguire anche i capitani all'estero in queste nuove forme digitali. E Follow the Money di Falcone torna, esatto, di nuovo di grande attualità. Allora, io vorrei ringraziare tutti, e in particolare l'abbiamo detto tante volte, per fare le cose ci vuole una squadra, anche per fare questa call, che io poi non lo so, direttore, adesso lei deve dire solo di sì. Le è piaciuto il regalo dei territori? Deve dire di sì.
Assolutamente sì, viviamo di questo. È assolutamente importante avere un riscontro a come che facciamo, altrimenti il nostro riscontro è soltanto un riscontro in termini numerici di quante persone arrestiamo, di quanti patrimoni sequestriamo. Quando invece abbiamo intorno a noi una solidarietà, una vicinanza, il calore della società civile è assolutamente fondamentale. A questo settore dedichiamo la nostra conferenza di Napoli del trentennale della DIA, dove ci sarà Don Ciotti, dove ci saranno le altre associazioni, perché proprio vogliamo esaltare il ruolo del terzo settore nel contrasto alla criminalità organizzata. E sarà una bellissima giornata a Napoli nel mese di marzo, la svilupperemo con tutte queste presenze e accosteremo, cosa veramente strana da pensare, ma ci è piaciuta molto questa idea, accosteremo al terzo settore, a Don Ciotti, il ministro della difesa, perché in oggetto sarà il ruolo del terzo settore e dei militari nel contrasto alle mafie, le varie operazioni primavera, le operazioni di controllo del territorio, di aiuto al controllo del territorio delle forze dell'ordine che i militari pongono in essere dalla strage di Capaci in poi. Ottimo, perché siamo una squadra, per l'appunto. Allora, io volevo ringraziarvi tutti, grazie al direttore Vallone, grazie a Giancarlo Caselli, grazie a Giuseppe Antoci, grazie a Franco Roberti che ci ha dovuto lasciare, grazie a Fortunale, grazie a Goel, grazie al dottor Pascale, grazie ai ragazzi dell'Academy di NED che sono rimasti qui. Grazie veramente a tutti e un grazie particolare a chi ci ha aiutato a creare questa call, mettendosi a disposizione ufficialmente e anche ufficiosamente, e sono il colonnello Cutillo e il luogotenente Passarella, che lavorano col direttore Vallone in DIA e che sono stati la nostra chiave d'accesso. Questa call verrà registrata, sarà visibile sul nostro sito, sul sito della DIA, e per rivedere tutti i contenuti, e noi non possiamo far altro che ringraziare tutti e invogliarvi ad andare a vedere la mostra, che stavolta vi parlerà con le voci di chi c'è stato e di chi l'ha vissuto e del perché ci sono quei pannelli e del perché si fanno quelle cose. Io ringrazio davvero tutti quanti e buona cena e ci vediamo presto. Grazie, saluti. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie, buona serata. Grazie, complimenti anche a Luigia. Arrivederci. Ciao Valentina. Ciao. Sei rimasta da sola con noi, come stai? No, mi sono un attimo assentata, ma mi sentite, mi vedete? Vedere non ti vediamo, però ti sentiamo. Ok, sono rimasta, sì, fino a mezz'ora fa, poi sono salita un attimo. Che e dici? Adesso mi incuriosiva se era comparso o meno Gratteri e... No, è stato bloccato in ufficio, ma non voglio nemmeno sapere perché, perché tu capisci che quando Gratteri ti dice ho un problema, significa che è una cosa brutta. Soprattutto un procuratore, nulla, va bene. Okay. Quindi abbiamo terminato i lavori? Sì, sì. Benissimo, allora vi saluto. Buona serata e buona cena, visto l'orario. Devo risalire. Devi risalire. Buona cena a te e complimenti. Ciao. Ciao. Grazie di essere stata con noi. Ciao. Eccoci. Mi ci vuole una settimana per riprendermi, lo sai, sì? L'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta. Com'è andata genericamente? Oh, una strage. Bene. Ma veramente? Sì. 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 Vabbè, domani. Ma io penso. Tu pensi? Io penso. Già Facebook
Zoom un 100, 105, 106, o il conto preciso? In tutto? No, non me lo so. Sì, sì. Perché fissi. Ah, fissi. No, fissi. No, okay. Quelli che andavano e venivano. Fissi, poi fissi. Vediamo le condivisioni. Sì, quelle tante. Vabbè, buona cena. Vado a mangiare la pizza. E il fatto che mi sono dovuto togliere la telecamera, perché ho dovuto trasmettere io su YouTube, perché Zoom ne fa uno, o Facebook o YouTube. Ho dovuto fare una condivisione particolare, poi ho dovuto levare la telecamera. Solo che non potevamo andare su StreamYard, visto c'erano 30 persone sì, sì. su Zoom. No, non si poteva. Ho fatto differente, poi ho dovuto togliere la telecamera, se no rimbombava tutto. Va bene. Buona cena. Va bene, caro. Poi scarico domani. Il video e te lo mando. Scarico il video e te lo mando. Va ok? Bene. Va bene. Okay. Buona cena. Buona cena. Ma Carmine, Elena. Elena ci aveva la messa di riuscita del nonno, Carmine non ne ho idea, ma io non so più che dire. No. Se sapevo... Se te l'ho detto qualcosa? No, Elena mi ha detto che ci aveva la messa del nonno e Carmine non mi ha detto niente. Vabbè, dai, ci sentiamo domani, vado a prendere le pizze. Vabbè, no, dai, era solo per sapere. Ok, ciao caro. Ciao.